Angelo, ci sono alcuni in collegamento che stanno accettando l'accettazione della richiesta. Hai spinto gli altri, Angelo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao. Sì, Cristina. Angelo, tanti dicono che non riescono ad entrare perché non c'è più capienza. Sì, un attimo, adesso gli diamo il link di Ok. YouTube, un attimo solo, siamo pronti, eh? Ok. Ok. Un attimo solo. Un attimo solo, siamo pronti, eh? Ok. Ok. Un attimo solo. Ok, io l'ho condivisa sul gruppo, eh.
Ok, intanto inizio a far entrare. Un attimo solo. Allora, ci siamo, partiamo, va bene? Così. Chi si è Angelo, buonasera. collegato Lui è con online link è call, tutto inizia a farvi ok? entrare. Sì, allora inizio ad ammettere. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Luigi Cappetta, piacere. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Buongiorno, allora intanto tra pochi minuti iniziamo e adesso metterò all'interno della chat il link che dà allo streaming su YouTube per questa assemblea sindacale per coloro i quali non riuscissero ad entrare all'interno della riunione. Quindi vi chiedo a chi me ne facesse richiesta di poterlo condividere eventualmente tra i vostri colleghi. Angelo, giralo anche su WhatsApp, sto link. Giralo a tutti. Angelo, qualcuno ha problemi di audio? E allora per l'audio può dipendere non dalla piattaforma ma dal tipo di connessione. Ok, faccio riprovare allora. Sì.
Ok, io direi che possiamo anche dare inizio all'assemblea. Se Sabrina e Belle mi danno l'ok. Angela, attendiamo altri due minuti. Sì. Questo disguido, giusto 5 minuti e 25 iniziamo, dai. Va benissimo, va benissimo. Scusate, ci sono colleghe che non riescono ad entrare con questo link. C'è qualche difficoltà? Salve, allora in chat ho messo il link che dà al canale YouTube dove comunque si può seguire l'assemblea. Ok, grazie. Sì, ci conviene aspettare altri 5 minuti, Angelo, perché man mano arrivano messaggi e sto girando il link di YouTube. Sì, sì, ho fatto lo stesso. Io sto facendo lo stesso. Davvero in tantissimi che ci fa ben presagire. Comunque io l'ho messo al gruppo delle RSU e poi lo sto mandando singolarmente.
Vai Angelo, vai. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa assemblea sindacale organizzata dalla Uiscuola Rua provinciale di Milano. Intanto mi presento, sono Angelo Della Cioppa e oggi introdurremo alcuni dei concetti che riguarderanno il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro per il 2019-2021 e perché la Uiscuola non ha, diciamo, sottoscritto questo testo, non ha condiviso questo importante diciamo contratto, ma le ragioni le vedremo man mano che attraverseremo i punti. Intanto ringrazio tutti voi per aver trovato un momento per poter aderire a questa assemblea sindacale e passo subito col presentare i miei colleghi e che faranno degli interventi partendo dal nostro segretario generale Abele Parente. Buongiorno a tutti. La collega della segreteria regionale Sabrina Sanfelice e la referente buongiorno delle pari opportunità Esther Greco. Buongiorno a tutti. Quindi diciamo do subito la parola al nostro segretario Abele Parente e ci rivediamo dopo per la parte del CCNL relativa al personale ATA. Buongiorno a tutti, grazie Angelo. Oggi ci troviamo a fare questa assemblea con quasi tutta la segreteria regionale. Angelo ha saltato il collega Gerardo Salvo che è collegato anche lui in diretta sia in streaming che in piattaforma a supporto di quella che è la nostra azione sul territorio di Milano. Come voi ben sapete, ormai da un anno e mezzo dopo il congresso la Uiscuola ha fatto della parola rispetto, della parola coerenza, il suo mantra, perché comunque abbiamo deciso di portare avanti una linea, come anticipava Angelo, che ci contraddistingue da quella che è l'azione sindacale cumulativa, cioè degli altri sindacati. Noi abbiamo scelto di avere rispetto per le persone che rappresentiamo e pertanto non abbiamo sottoscritto un contratto collettivo nazionale che riteniamo peggiorativo rispetto a quello precedente. Poi durante il corso della riunione avremo modo di sviscerare le varie motivazioni per le quali non abbiamo sottoscritto il contratto. La non sottoscrizione del contratto comunque prevede che la Uiscuola, essendo un'organizzazione sindacale rappresentativa, vanta di una grossa rappresentanza e rappresentatività, ovviamente non è escluso da quelle che sono le azioni sindacali. Momentaneamente non possiamo partecipare ai tavoli di concertazione, quelli di istituto, per ovvi motivi, perché non avendo sottoscritto un contratto non possiamo partecipare, ma abbiamo comunque la nostra RSU fortemente rappresentata all'interno delle scuole che comunque in collegamento con noi porterà avanti l'azione contrattuale, anche se in questo momento le parti da trattare sono poche, poi siamo a fine contrattazioni. In quasi tutte le scuole contrattazioni sono chiuse. Io non voglio entrare in questo merito perché comunque voglio dare anche spazio ai colleghi territoriali per i vari interventi e vista la durata della riunione non mi posso dilungare molto. Voglio solo dire che sul territorio di Milano la Uiscuola è radicata con attualmente 9 sedi territoriali. In ogni sede territoriale c'è un referente territoriale al quale voi potete fare riferimento o sicuramente già fate riferimento. Ci sarà l'apertura, ve lo anticipo, entro il mese di aprile di una nuova sede nella zona di Rozzano e in tutte le sedi la Uiscuola vanta della sinergia con i servizi. I servizi intendo i servizi di patronato e i servizi di CAF. Perché oggi fare sindacato senza il supporto dei servizi diventa un po' difficile, perché comunque nello stato in cui ci troviamo gli utenti, gli iscritti hanno sempre bisogno di essere assistiti nelle varie pratiche che comunque necessitano nella quotidianità. I nostri responsabili territoriali, come voi ben sapete, sono a vostra completa disposizione, verranno nelle scuole a supporto vostro. Stiamo facendo una carrellata di assemblee nelle singole scuole, questa è un'assemblea territoriale perché ci stiamo facendo un altro giro di boa, nel senso che abbiamo iniziato già nel mese di ottobre a fare una serie di assemblee, adesso ci stiamo ritornando
a contratto definitivo, cioè sottoscritto e in vigore. Vedo che anche nella chat qualcuno sta ponendo già qualche domanda in riferimento all'attuazione del contratto. Il contratto è già in essere, quindi noi dobbiamo cercare di capire laddove la nostra azione sindacale può essere incisiva per quello che ci compete, ovviamente. E allora mi sono presentato, ho detto più o meno quello che faremo oggi, resterò collegato per tutta la riunione, quindi se avete qualche domanda diretta da farmi risponderò sicuramente. E vi ringrazio perché siete tanti, tantissimi veramente. Mi dispiace comunque abbiamo dovuto limitare l'accesso per motivi di gestione della piattaforma, però vedo che anche in streaming ci sono collegate tantissime persone, spero in un buon andamento dell'assemblea. Lascio la parola ad Angelo di nuovo e sono qua. Buona giornata. Sì, ringrazio Abele per il chiarissimo intervento che hai fatto e allora procederemo in questo modo. Darò la parola alle colleghe, prima Sabrina e poi Esther, che interverranno diciamo con una presentazione, che quindi presenteranno lo schermo. Laddove ci dovessero essere delle domande, risponderemo alla fine dell'assemblea, dopo la parte intervento, e comunque verrà dato un ampio spazio alle risposte alle domande che ci porrete all'interno della chat, oppure cliccando il tasto alza la mano, quindi su prenotazione, per poter intervenire mediante diciamo oralmente, quindi non scrivendola nella chat. Allora, visti anche i tempi, do subito la parola a Sabrina Sanfelice, così da poter iniziare la spiegazione della parte normativa di questo CCNL che ci vede fortemente contrari per alcune tematiche. Quindi invito Sabrina a prendere la parola e a condividere la sua... Sì, grazie Angelo, condivido, sì. Così... Si vede? Si vede? Vado? Sì, si vede. Perfetto, allora buongiorno a tutti, sono Sabrina Sanfelice. Io voglio iniziare collegandomi a quanto detto da Abele, ha parlato di coerenza e rispetto, ma io aggiungerei anche diritti. Queste tre parole sono tre parole che ogni sindacato dovrebbe tenere bene in mente ed è quello che noi abbiamo fatto durante i vari incontri di trattativa all'Aran prima di arrivare alla sottoscrizione, e come abbia già detto Abele, la UIL non ha sottoscritto. Perché dobbiamo tenere bene in mente diritti, coerenza e rispetto? Dobbiamo tenere bene in mente la parola diritti, perché i diritti sono fondamentali per chi fa sindacato, perché bisogna parlare di diritti a livello di condizioni di lavoro, a livello di retribuzione, a livello di sicurezza sui luoghi di lavoro e anche su tutti quegli aspetti che possono contribuire al benessere nell'ambiente di lavoro. Abbiamo tenuto in mente la parola coerenza perché in tutte le assemblee che sono state fatte a partire da quando si è iniziato a contrattare su questo nuovo contratto 2019-21, nelle varie assemblee che si sono tenute non solo sul territorio lombardo ma in tutta Italia, avevamo sempre sostenuto che non avremmo sottoscritto questo contratto qualora non fosse stato migliorativo rispetto a quello precedente. E devo dire che noi abbiamo mantenuto quella promessa, siamo stati coerenti e questo ci identifica. E proprio parlando di diritti e coerenza, viene spontaneo parlare anche di rispetto. Rispetto per tutte le persone, le lavoratrici, i lavoratori, che ogni giorno attraverso il proprio contributo, il loro lavoro, la loro passione, fanno andare avanti la scuola, da tempo dimenticato un po' da tutti. Sappiamo che negli anni la scuola comunque è cambiata, quindi ci saremmo aspettati veramente che questo nuovo contratto avesse apportato delle migliorie per far sì di mantenere un po' il ritmo, i passi, no? Su come si è trasformato la scuola in questi anni. Nelle varie assemblee, come dicevo prima, abbiamo parlato dei motivi, no? Per cui noi non abbiamo sottoscritto questo contratto.
però ci sono state anche delle parti che sono state migliorate in questo contratto grazie anche al contributo della WIL Scuola. Adesso ve li vado un po' ad elencare quelli che sono stati gli articoli che sono stati apportati in questo nuovo contratto grazie al nostro contributo. Parliamo per esempio dell'articolo 35, il comma 12 del contratto collettivo nazionale 2019-21, dove finalmente facciamo valere quelli che sono i diritti anche di tutto il personale a tempo determinato che lavora, diciamo, allo stesso modo di quelli a tempo indeterminato, che finalmente avranno diritto ai famosi 3 giorni di permesso per motivi personali retribuiti. Ricordo anche però che il personale ATA, secondo l'articolo 67, può usufruire di questi permessi anche ad ore. Abbiamo rivisto la parte legata alle funzioni dell'insegnamento, che diventa l'articolo 44, quindi abroga quello che era l'articolo 29. E il comma 6 di questo articolo prevede che la programmazione e il collegio dei docenti possono avvenire anche a distanza, purché il collegio non sia deliberante, ma con la stessa modalità, quindi attraverso un regolamento d'istituto, dove si prevede appunto di poter svolgere queste azioni a distanza, si può fare la stessa cosa anche per quei collegi che hanno, diciamo, carattere deliberativo. Altra introduzione. Cosa abbiamo apportato di nuovo nell'articolo 17, che era già nel vecchio contratto, che riguarda il congedo per le donne vittime di violenza? I giorni sono stati aumentati da 90 a 120. Ovviamente chi deve poter usufruire di questi giorni deve farlo attraverso una documentazione, attraverso dei certificati, dove si evince che la persona comunque sta seguendo un percorso dovuto alla situazione in cui purtroppo si trova. Scusatemi. L'articolo 21, è stato introdotto l'articolo 21 che parla delle transizioni di genere. Sono state introdotte per questo punto una serie di positive tutele che riguardano tutte quelle persone che si trovano in una fase transitoria della loro vita, e per evitare che queste persone possano essere messe, diciamo, essere anche discriminate oppure subire atti non piacevoli, soprattutto per quanto riguarda quella che è la parte burocratica, quindi, che ne so, cambiare il proprio nome in attesa di quello attraverso il cedolino e quant'altro, l'amministrazione riconoscono momentaneamente una identità alias. Allora, abbiamo visto quelli che sono stati gli elementi, la parte normativa migliorativa grazie a quello che è stato il nostro contributo, ma non ci siamo fermati, perché come avete ben visto ci ho messo ben poco ad andare ad elencare quelli che sono stati gli articoli introdotti, garantendo appunto quelli che sono stati i diritti e rispetto verso la persona, perché in quegli articoli abbiamo tanto che parla di diritto, tanto che parla di rispetto, ma noi non ci siamo limitati, non ci siamo fermati a quello, e quindi non ci hanno convinto di poter sottoscrivere questo contratto. Ripeto, i contratti si sottoscrivono solo se sono limiti migliorativi rispetto a quello precedente, e questo contratto in molti casi va a peggiorare quella che è la situazione dei lavoratori all'interno delle nostre scuole. E vediamo perché. Entriamo più nel merito di quelli che sono state, diciamo, le proposte che abbiamo ricevuto e alle quali noi abbiamo detto con grande orgoglio no, perché siamo orgogliosi di non aver sottoscritto questo contratto. Allora, intanto le relazioni sindacali vengono indeboliti, e non solo, perché nelle relazioni sindacali viene anche limitato quello che è il ruolo e l'azione della RSU all'interno della contrattazione d'istituto. Poi in merito al ruolo della RSU in contrattazione d'istituto ne parlerà la collega Esther, che seguirà dopo di me. Quindi nella contrattazione d'istituto questo ruolo, che è un ruolo di fondamentale importanza all'interno delle nostre scuole,
viene praticamente limitato. Viene limitato perché né la RSU né tantomeno le organizzazioni sindacali con questo nuovo contratto, secondo l'articolo 30,10 lettera B del contratto collettivo nazionale 2019-21, possono venire a conoscenza di quelli che sono i nominativi di coloro che accederanno alle attività retribuite con il fondo d'istituto. Quindi viene meno quella che è la trasparenza, quello che fino ad oggi abbiamo sempre preteso nelle nostre contrattazioni. E laddove trovavamo dirigenti disponibili senza batter ciglio di fornirci quei nominativi, adesso anche loro saranno limitati in questo, perché comunque è scritto su un contratto che non possono fornirci i nominativi. Inoltre viene indebolita ancora di più l'azione della RSU in merito agli incarichi specifici del personale ATA. Viene limitata perché precedentemente gli incarichi specifici venivano attribuiti al personale data la disponibilità da parte loro. E in contrattazione la RSU andava a contrattare quelli che erano i criteri. Oggi non sarà più così, perché l'articolo 54,3 del contratto collettivo nazionale 2019-21 dice che gli incarichi verranno attribuiti dal dirigente scolastico sentito il parere del DSGA. Poi vogliamo parlare anche del MOF. Il MOF negli anni, chi fa la RSU e chi partecipa al tavolo della contrattazione, si è accorto che negli anni quello che viene distribuito alla scuola per far sì che possa andare avanti negli anni è sempre meno. E questa volta lo è ancora di più, perché a carico del MOF verranno anche attribuite quelle che è l'indennità di reggenza del DSGA. Anche in questo poi entrare nel merito Angelo quando affronterà la questione del nuovo ordinamento del personale ATA. Dal MOF dovrà essere anche retribuito l'assistente tecnico. Sapete bene che l'assistente tecnico è una figura prevista nelle scuole secondarie di secondo grado e da dopo il Covid è una figura che viene, lasciatemi passare il termine anche se non giusto, viene prestato agli istituti comprensivi. Ecco, questa figura che è in prestito agli istituti comprensivi verrà retribuita dal MOF, ma con una cifra veramente poco dignitosa, perché si parte da un minimo di 350 euro fino a un massimo di 800 euro. Ecco, una tale situazione che abbiamo portato e sollecitato al tavolo dell'ARAN per noi non va bene. Quindi abbiamo detto che l'importo del MOF rimane invariato. È vero, sono stati aumentati quelle che sono le attività aggiuntive. Per esempio, per quanto riguarda i docenti, le ore di attività aggiuntive di non insegnamento da 17,50 passano a 19,25, le ore di attività di insegnamento frontale da 35 passano a 38,50 e le ore aggiuntive dei corsi di recupero da 50 a 55. Il personale ATE, collaboratori da 12,50 passano a 14,50, gli assistenti amministrativi da 14,50 passano a 15,95 e il vecchio, mi permetto di dire vecchio DSGA, la vecchia figura del DSGA che col nuovo contratto diventa funzionario da 18,50 passa a 20,35. Prima il collega Bele spiegava che le contrattazioni sono già quasi tutti a termine, quindi nella fase contrattuale abbiamo proprio avuto modo di constatare gli aumenti, no, che ci sono stati. E quello che è saltato all'occhio, quello che noi abbiamo fatto emergere nelle varie assemblee in merito alle contrattazioni di istituto, che in realtà è vero che da una parte c'è stato l'aumento, ma è anche vero che dall'altro l'importo stabilito dal MOF, dal FIS, è rimasto sempre invariato, per cui se prima per un'attività venivano destinate 10 ore, quelle 10 ore per calcoli matematici non saranno più 10, ma saranno equiparate in modo da arrivare poi a quella che era la somma finale. La mobilità.
Altro punto che non ha trovato d'accordo la GUIL nel sottoscrivere questo contratto: i criteri della mobilità professionale e territoriali con questo contratto vengono sottoposti ad ogni vincolo di legge. E ricordo che negli anni, insieme agli altri sindacati, abbiamo fatto una battaglia su questa situazione, perché e però oggi cosa succede? Ce lo ritroviamo in un contratto con, diciamo, quello che la mobilità, il vincolo previsto per i docenti dovrebbe poi poter garantire una certa continuità all'interno delle nostre scuole, una continuità didattica. Ma sappiamo bene che almeno la Lombardia, ma come tante altre regioni d'Italia, questa continuità non è garantita, perché in Italia, da numeri ministeriali, abbiamo 235.000 docenti precari, cioè queste persone che hanno un contratto, che vengono assunti da settembre a giugno, per lo Stato comunque hanno un costo, perché comunque poi devono accedere a quello che è di diritto la NASPI. Quindi il precariato sicuramente non dà una continuità didattica, perché ogni anno i docenti si trovano comunque a dover cambiare scuola e di conseguenza gli alunni l'anno successivo si ritroveranno un nuovo insegnante. Quindi parlare di mobilità legato al concetto di continuità sicuramente non si sposano questi due concetti. Tra l'altro la GUIL ha fatto un po' di conti e ha previsto che con 180 milioni si potrebbe risolvere quello che è il problema del precariato. Quindi speriamo che qualcuno possa fare i conti come li abbiamo fatti noi e magari decidere di mettere un fine a quello che è il precariato, soprattutto per poter garantire la continuità ai nostri studenti. Ricordiamo che la scuola italiana è il fiore all'occhiello in tutti i paesi d'Europa, però bisogna investire ancora di più su quella che è la scuola, perché se la scuola negli anni continua ad andare avanti con risultati eccellenti, è merito di tutti voi che ogni giorno lavorate nelle nostre scuole. Cosa non abbiamo accettato? Questa è una limitazione veramente inaccettabile. Allora, l'articolo 47, che sostituisce l'ex articolo 36 per quanto riguarda i docenti e l'articolo 70, ex articolo 59 per il personale ATA, recita che per questi docenti o il personale ATA che vuole accettare una supplenza per un diverso incarico rispetto a quello attuale, potrà farlo solo su un incarico di durata, diciamo, annuale e non su uno spezzone, quindi solo per il completamento orario. E questo andrebbe a creare comunque delle discriminazioni, perché si vedrebbero scavalcati anche magari da persone che hanno un punteggio inferiore e quindi non potevamo accettarlo. Ok, io mi fermerei qua, però vorrei in conclusione aggiungere un'ultima cosa: che fare sindacato spesso richiede di fare delle scelte veramente difficili, soprattutto per chi il sindacato lo fa per passione, perché crede in quelli che sono i diritti da far rispettare la dignità dei lavoratori. Ecco, per noi fare sindacato significa stare tutti i giorni tra la gente, ascoltarvi e cercare di darvi il nostro massimo supporto per far sì di poter portare poi ai tavoli nazionali quelle che sono le vostre richieste, perché solo, ripeto, chi lavora tutti i giorni nella scuola sa come funziona, sa cosa bisogna cambiare, quindi noi saremo sempre a vostra disposizione. Abele prima diceva che siamo presenti su tutto il territorio milanese e abbiamo mandato in questi giorni le varie locandine con i vari indirizzi delle nostre sedi, quindi ci potete trovare, saremo sempre a vostra disposizione. Ecco, io concludo qua quello che era il mio intervento, spero di essere stata chiara.
passo adesso la parola alla collega Esther. Allora, io intanto, buongiorno a tutti, ho condiviso lo schermo. Datemi un ritorno, appunto, Sabrina. Sì, Esther, un buon ritorno. Ok, perfetto, perfetto, ok. Allora, buongiorno a tutti, io sono veramente contenta di questa partecipazione, perché è un momento davvero importante per la scuola, per tutto il personale della scuola. Ecco, io vi introdurrò il discorso delle RSU e l'importanza di quelle che sono le RSU come figure rappresentative all'interno dell'istituto scolastico. Vi parlo di questo perché io, come molti sanno, nasco proprio come RSU e quindi poi negli anni ho capito anche l'importanza di questa figura rappresentativa all'interno di quello che è il proprio istituto comprensivo o istituto superiore. Il ruolo della RSU è una rappresentanza sindacale fondamentale. Infatti c'è un dato abbastanza emblematico, perché il 90% delle scuole italiane sono rappresentate dalle nostre RSU. Perché è importante questa rappresentanza? Perché la RSU ha un ruolo di tutela rispetto a quello che è il quotidiano, e molte RSU che sono collegate lo sanno, ma anche gli stessi lavoratori e le lavoratrici che vivono quotidianamente la scuola e il mondo scuola sanno che diventa importante in diversi momenti della giornata, proprio del quotidiano, questo ruolo di tutela che viene rappresentato dalla RSU. La RSU ha, diciamo, una funzione di vigilanza, nel senso che verifica che venga applicato in modo adeguato e con la giusta flessibilità quello che è il contratto nazionale. Decide, logicamente in condivisione con il dirigente scolastico, quello che è la linea di condotta da tenere. E in particolare al tavolo di confronto contrattuale, che io evidenzio che è fondamentale, è importantissimo per i lavoratori e le lavoratrici, perché al tavolo contrattuale, oltre a verificare quelle che sono le norme definite nel contratto nazionale, in particolare questo nuovo che subentra 19-21, c'è anche quella parte proprio inerente alla normativa contrattuale proprio definita nell'istituto stesso. Quindi c'è quel margine di flessibilità che può essere definito all'interno di quella realtà scolastica. Quindi per questo è fondamentale la figura della RSU, proprio perché va a contrattare questi interventi, questo margine di flessibilità. E poi l'importanza della firma. La RSU ha un diritto fondamentale, quello della firma di un accordo. Alla fine che viene stipulato l'accordo contrattuale, parte economica e parte normativa del contratto all'interno di un istituto scolastico, c'è proprio la firma dell'accordo da parte dell'RSU. E questo è fondamentale, perché molto spesso vengono evidenziate nel percorso proprio di contrattazione, al tavolo di contrattazione, delle situazioni problematiche, delle situazioni a volte critiche, e tali criticità possono portare anche a dei passaggi di intervento sindacale, che possono essere vertenze o addirittura altro. Andiamo nello specifico per quanto riguarda appunto la durata in carica e la composizione della RSU. La RSU solitamente, dico solitamente perché c'è stato l'anno, diciamo, un po' del Covid che ha rallentato questo percorso di elezione delle RSU, quindi abbiamo avuto un anno un po' di stallo, però solitamente la RSU dura in carica 3 anni. Infatti le nuove elezioni
saranno previste per l'anno scolastico 24-25. E la composizione dell'RSU solitamente, come vediamo, fino a 200 dipendenti, sono tre componenti elette, oltre 200 dipendenti, ecco che vengono aggiunte altre tre componenti elette. La RSU, visto che ha, diciamo, è una figura che va a tutelare la parte normativa della contrattazione, ecco che ha una tutela un po' rafforzata in quanto tale, perché c'è proprio l'organizzazione sindacale che comunque fa da tramite e supporta quello che è poi l'operato di una RSU. Io tendo a evidenziare una cosa: la RSU rappresenta tutti i lavoratori, non è che rappresenta una linea sindacale rispetto a un'altra. Certo è che nel momento in cui ci sono delle criticità in un contratto, come prima evidenziava anche Sabrina, ecco che la RSU si deve interfacciare con queste problematiche, quindi deve essere consapevole di quelle che possono essere le criticità a cascata che nel quotidiano il personale della scuola può incontrare, e quindi a quel punto interviene prendendo una netta posizione. Per poter espletare questo ruolo, ecco che la RSU ha anche logicamente dei permessi retribuiti, le vengono riconosciuti dei permessi retribuiti. La RSU, vediamo nello specifico i diritti fondamentali che la RSU promuove. Ecco, su questo facciamo molta attenzione. Mi fermo al primo punto: l'informazione su tutte le risorse economiche della scuola. Attenzione, questo è un dato importante, perché ai tavoli contrattuali solitamente noi consideriamo quello che è il MOF, ecco, quello che è appunto l'apporto economico, il fondo MOF che arriva alla scuola. Ma l'informativa da chiedere è rispetto ai vari fondi che comunque la scuola riceve per poter poi organizzare una progettazione all'interno della scuola. Quindi questo è un dato fondamentale, importante. Come secondo momento, ecco che la RSU si interessa proprio di quello che è la formazione classe. Sappiamo che in questo periodo, no, le scuole vivono un po' questa preoccupazione, in particolare docenti, personale, ATA, perché nella formazione classi, ecco che incide poi quello che è il numero dell'organico assegnato a quella scuola. E quindi dalla formazione classi abbiamo poi la definizione degli organici docenti e ATA. Abbiamo un altro passaggio importante, quello che è la partecipazione. La partecipazione, come stamattina, attraverso assemblee informative che vengono indette dalle stesse RSU come componente unitaria o anche dalla sola RSU con l'organizzazione sindacale. Però queste assemblee all'interno dell'istituto che portano proprio quelle che sono le notizie fondamentali dell'iter, no, che si sta portando avanti al tavolo di contrattazione, è importante la partecipazione del personale della scuola, perché molto spesso, ecco, quello che si viene a comunicare da un punto di vista economico deve poi andare di pari passo con quello che è l'organizzazione didattica della scuola. Quindi diventa fondamentale questa informativa che viene fatta all'interno delle assemblee di istituto rispetto alla contrattazione di istituto. Poi c'è la verifica da parte delle RSU per quanto riguarda l'attribuzione delle risorse del FIS al personale docente ATA.
E un altro passaggio fondamentale che vorrei evidenziare, non perché gli altri non lo siano assolutamente, ma ognuno ha la propria importanza, ma questo è quello che viene un po' trascurato, l'uso delle bacheche online. Ecco, noi spesso siamo a evidenziare l'utilizzo delle bacheche online, sì cartacee, perché sappiamo che ci sono quelle cartacee, però in un mondo digitale, come noi vediamo, ecco che l'utilizzo delle bacheche online sindacali, ecco, non sempre vengono utilizzate, diciamo, in maniera continua. Ecco. E allora invitiamo anche voi a diciamo, evidenziare questo aspetto all'interno dei vostri istituti. Ecco, per quanto riguarda, già prima Sabrina aveva evidenziato un po' rispetto al contratto 19-21, come le relazioni sindacali e l'azione, il ruolo delle RSU diventa un po' particolarmente critico. Particolarmente critico perché solitamente quando viene presentata la tabella con le retribuzioni per le attività aggiuntive e quindi il fondo d'istituto rispetto al fondo d'istituto, ecco che di solito venivano dati comunque questi dati con i nominativi. Anche se nelle assemblee poi questi nominativi non c'erano, non venivano presentati, ma al tavolo con le varie relazioni sindacali, i nominativi venivano comunque associati a queste attività. Ecco, da questo momento in poi, con l'articolo 30,10 del contratto nazionale 19-21, questa associazione non ci potrà più essere. Quindi diventa un po' limitante l'azione delle RSU. Perché solitamente, ecco, noi siamo per l'equa distribuzione del fondo d'istituto. Noi siamo per la partecipazione attiva di tutti a quelle che sono le attività aggiuntive. E limitare questa associazione di nomi, in effetti, impedisce un po' quello che solitamente noi facciamo ai tavoli, di intervenire su questo punto, di poter evidenziare semmai una maggiore e più equa distribuzione di quelle che sono le risorse. Un altro passaggio che limita il percorso delle RSU è proprio invece anche degli incarichi specifici. Ecco, per quanto riguarda gli incarichi specifici, l'articolo 54,3 del contratto nazionale 19-21 cita che l'attribuzione degli incarichi viene effettuata dal dirigente scolastico su proposta del DSGA, quindi il DSGA proporrà questi incarichi, logicamente occupandosi del personale ATA, che verranno attribuiti automaticamente dal dirigente e non ci si potrà rifiutare. Questo è un altro passaggio che va a limitare l'intervento delle RSU, perché al tavolo solitamente abbiamo sempre condiviso quelli che sono i criteri di attribuzione degli incarichi. E in più, come parte fondamentale, abbiamo sempre considerato la disponibilità da parte del personale. Invece in questa situazione diventa, scusatemi, fatemelo passare, una costrizione. Quindi non è che il personale si vuole esimere o sottrarre da quelle che sono le esigenze dei luoghi di lavoro, però la collaborazione e diciamo la modalità collaborativa solitamente funziona, no? Rispetto a quella che può diventare una modalità costrittiva. Ecco, questo è il nostro punto di vista. Quindi, come possiamo vedere, ecco che le relazioni sindacali rispetto a quella che è la figura che diventa importante, fondamentale, forse più di prima, no?
per quanto riguarda la figura delle RSU, proprio per intervenire e cercare di mediare al tavolo di contrattazione conoscendo quella realtà scolastica e quella realtà educativa. Quindi diventa ancora più importante anche per l'organizzazione sindacale stessa avere un riferimento all'interno, proprio per permettere un'azione più concreta, più attiva. Anche se noi abbiamo un'altra criticità, no? Anche se noi abbiamo sentito di questi aumenti per quanto riguarda gli importi delle attività aggiuntive, no? Però la riflessione fatta alla base è questa, infatti l'abbiamo detto anche in diverse assemblee, che se la risorsa economica del MOF resta tale e quale, cioè non resta invariata, per capirci, non c'è un aumento di questa risorsa economica del MOF, alla fine, anche se le attività aggiuntive vengono comunque, gli importi vengono aumentati, ma la torta da dividere resta sempre quella. Quindi alla fine si rischia che l'importo, diciamo, della propria attività rientra in un discorso forfettario. Ecco, quest'anno, diciamo, è passata molto questa parola, evidentemente l'avete sentita dire più volte rispetto alla, diciamo, alla retribuzione delle vostre attività. Ecco, e questa quota forfettaria rischia poi di riconoscere ancor meno quelle che sono le ore dedicate alle attività aggiuntive, quindi alla progettualità e all'investimento che tutti noi comunque facciamo all'interno dei nostri istituti. Quindi il quesito, diciamo, l'attenzione principale che si è posta alla UIL è proprio questa, cioè quella di che un contratto debba offrire delle opportunità che siano paritarie, che siano di equità, quindi rispetto invece a quello che è stato evidenziato poco fa, ma di criticità ne potremo fare un elenco, no? E lo sappiamo tutti, ecco che diventa fondamentale evidenziare quella che è la posizione, no? Di un discorso migliorativo, perché un contratto deve essere migliorativo a una generazione che evolve, che va avanti, le esigenze cambiano, un contratto deve tener conto di queste esigenze del lavoratore e della lavoratrice. È per questo che la UIL ha istituito un altro elemento di supporto, uno sportello di ascolto, qualcuno già avrà visto la locandina all'interno del proprio istituto, il titolo di questo sportello è Io come te, proprio per evidenziare quello che è il lavoro equo e dignitoso del personale. È uno sportello proprio di assistenza continua, oltre a tutti i delegati che voi conoscete, avete continui rapporti che sono sul territorio, però è una formula in più proprio di appoggio per RSU, lavoratori e lavoratrici, e promuovere, per poter pensare e promuovere insieme quelli che sono interventi di pari dignità. Questo diventa fondamentale, perché noi solitamente siamo anche un po' rassegnati, no, in quello che facciamo, e vabbè, perché lo dobbiamo fare, perché così, però dobbiamo dare sempre quella dignità a quello che facciamo, il valore aggiunto di dignità, perché è così, perché la scuola prepara le generazioni future. E il valore quindi di rappresentatività, io lo voglio evidenziare, delle RSU diventa fondamentale, e la UIL scuola garantisce una formazione costante per le RSU, cioè la UIL scuola non solo è presente per tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di ogni istituzione scolastica, ma sa che il ruolo della RSU è un ruolo fondamentale
e quindi l'organizzazione sindacale è presente e garantisce costantemente una formazione e non solo, interventi costanti. Quindi veramente vi invitiamo, anche chi non si è mai cimentato a ricoprire questo ruolo, però veramente alcuni mi già scrivevano in chat su WhatsApp che nel loro istituto non c'è proprio la RSU, non c'è rappresentatività, e questo diventa davvero pesante nella quotidianità, perché la differenza c'è e si nota quando c'è una rappresentatività sindacale e quando invece questa rappresentatività è debole. Ecco, questi sono i riferimenti, quindi se volete anche fare una foto, semmai, per quanto riguarda proprio la giornata di ascolto rispetto e di supporto ulteriore rispetto al lavoro che si fa nel quotidiano, e oltre agli interventi, ripeto e sottolineo, dei nostri delegati che sono continuamente sul territorio. Ecco, al martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, i numeri di riferimento sono quelli dell'ufficio e del cellulare, e poi c'è anche la mail pari.opportunità@wil-lombardia.it. Vi invito anche a scrivere, perché scrivere diventa essenziale e importante. Io lascerei a questo punto la parola al collega Angelo per continuare questo percorso e l'approfondimento sul nuovo ordinamento del personale ATA, perché davvero ci sono diverse criticità. Esther, ti ringrazio, sei stata chiarissima, hai approfondito un tema che è quello della rappresentanza sindacale unitaria, che non sempre, voglio dire, è ben interpretato all'interno delle istituzioni scolastiche, e quando il ruolo dell'RSU poi impatti il quotidiano, diciamo, l'attività scolastica in senso stretto, per come la conosciamo, molti vedono decisioni ricadute delle contrattazioni tra virgolette dall'alto, senza considerare che appunto c'è un lavoro dietro che noi anche come organizzazione sindacale forniamo alle nostre rappresentanze sindacali. Allora io intanto inizio a condividere lo schermo per la parte che mi riguarda. Ecco qua. Se mi dai riscontro, Esther, se si vede. Si vede, okay. Angelo. Ok. Allora, anzitutto facciamo una piccola premessa che ci tengo a sottolineare. E quello del ringraziamento a tutti quanti, perché la partecipazione è altissima, ma questo è una dimostrazione di quanto, voglio dire, si percepisca già da un po' di tempo a questa parte, e parlo di una diciamo, la mia sensazione personale, che credo sia condiviso anche dai colleghi, lo ha anche evidenziato il nostro segretario generale, quella vicinanza, quella testimonianza di passione, di partecipazione che da qualche tempo a questa parte ci sta coinvolgendo. Lo vedo nelle assemblee scolastiche, nelle assemblee sindacali, nelle istituzioni scolastiche, lo vedo all'interno dei nostri uffici, quando le persone vengono a chiedere delle consulenze o anche semplicemente delle informazioni. Ed io sono profondamente convinto che quando la comunità scolastica, intesa docenti, ATA, ma anche direttori di SGA e dirigenti scolastici, siano informati, siano competenti, la comunità scolastica è anche più forte. È più forte rispetto a quelle novità che quest'anno nuovo ci ha portato con il CCNL 1921 che stiamo trattando stamattina, ma penso anche per esempio al percorso
che adesso vedremo la luce forse finalmente, di abilitazione per i docenti, i cosiddetti 60 CFU. Penso agli aggiornamenti di questa primavera per le GPS, la prima e terza fasciata, con tutto un aspetto che, vedete, la scuola è in continua evoluzione, e se noi saremo sempre più preparati e informati, saremo sicuramente più forti. Da parte nostra, come U-Scuola, c'è questa volontà, e data anche la partecipazione di stamattina, davvero mi rende, non nascondo l'emozione e comunque l'entusiasmo di chi affronta quotidianamente questi tipo di novità e cerca di farsi portavoce poi di una vena anche critica, no? Di quelle che sono le caratterizzazioni sindacali delle diverse questioni che affrontiamo. Ecco, sono davvero contento, e quindi un grazie particolare ve lo volevo dare da un mio punto di vista personale. Adesso veniamo a trattare quindi la parte relativa al personale ATA. Noi sappiamo tutti che questo CCNL ormai è noto, ha introdotto per il personale ATA diverse novità, molte delle quali dal nostro punto di vista sindacale veramente molto molto critiche, e man mano che affronteremo. Io ho diviso, diciamo, in tre punti centrali la trattazione odierna, e poi magari alla fine, se ci sono domande su qualcosa che non è chiarito, le affronteremo anche per le parti che hanno trattato le colleghe Sabrina ed Esther. Quindi c'è spazio poi per le domande, le potete scrivere in chat, qui nella chat di Google Meet o anche su quella di YouTube, vi aiuteremo, cioè vi leggeremo e vi risponderemo. Quindi andiamo avanti. Allora, il nuovo ordinamento professionale, perché sappiamo che è stata introdotta una nuova figura a livello, diciamo, a livello intermedio tra i collaboratori e gli assistenti. Un attimo. Ok, vedete di nuovo? Sì, ok. La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, tanto discussa, che ha previsto, diciamo, un ulteriore requisito d'accesso per alcune figure professionali all'interno del comparto ATA, e poi qualche accenno sul reclutamento del personale. Quindi, un attimo solo che... Scusa Angelo, devi condividere lo schermo. Sì, lo ricondividi. Ok. Presente, mi dai conferma? Sì. Sì. Ok. Poi qualche, diciamo, accenno, dicevo, sul reclutamento del personale. Quindi andiamo al primo punto. Ecco qui come il nuovo sistema di classificazione del personale si è articolato. Quindi in quattro aree differenti abbiamo detto che è stata aggiunta l'area degli operatori, e poi è confluita, diciamo, l'area dei attuali amministrativi che hanno gli incarichi di direttori SGA, quindi facente funzione, e gli attuali di SGA di ruolo nei funzionari e nell'elevata qualificazione. Quindi abbiamo un nuovo prospetto, e c'è anche la possibilità, o meglio, questo per il momento è quanto determinato dal nuovo CCNL, della progressione di area, e quindi la cosiddetta mobilità verticale. Teniamo presente una cosa, già qua va fatta una prima precisazione. Questa parte del contratto è derogata al 1 maggio 2024, e questo crea comunque un discrimine, perché per una parte del personale, ovvero per il personale docente, e per le parti, diciamo, comuni che riguardano le parti normative comuni, Sabrina ha introdotto per esempio l'istituto dei 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari retribuiti, sono state, diciamo, attivate già
al 19 gennaio, quindi alla data successiva la firma del contratto collettivo nazionale, mentre per tutta un'altra parte, cioè quello degli ordinamenti professionali, si partirà, quindi per il personale ATA, si partirà dal 1 maggio 2024. E quindi qual è questa progressione delle aree che noi andiamo a fare? Eccola qui. Come vedete, l'articolo 58 del CCNL recita che le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 52 del decreto, comma 1 bis, del decreto legislativo 165 del 2001. Questo, sapete, è il testo unico del pubblico impiego, una norma di riferimento centrale per tutti noi dipendenti pubblici. E ecco, in applicazione di questa normativa qui, gli allegati, nella fattispecie l'allegato D del CCNL, prevede questo sistema di passaggio. Quindi facciamo un esempio: dall'area dei collaboratori all'area degli operatori sono questi i requisiti: un attestato di qualifica professionale richiesto per l'accesso dall'esterno ed almeno 5 anni di esperienza maturata, oppure un diploma di scuola secondaria di primo grado e 10 anni di esperienza maturata nell'area precedente. Lo stesso lo possiamo vedere se, per esempio, dall'area degli operatori volessimo migrare in quella degli assistenti, quindi fare questo, tra virgolette, passaggio di carriera, ma ci sono dei dubbi che adesso vi spiegherò. Tenendo presente quindi quanto disposto dal CCNL e dai suoi allegati, inizio col dire che, a mio modo di vedere, è paradossale aver introdotto una figura intermedia, perché questo non è che agevola il passaggio di carriera, secondo me la impedisce. E per un motivo molto semplice, guardate, perché aggiungere un'area intermedia tra quella di collaboratore e quella di assistente fa sì che gli scatti dal profilo di collaboratore ad assistente amministrativo non siano più semplici, bensì saranno molto più lunghi nei termini. E questo crea un paradosso. Oltretutto non c'è un organico, cioè noi oggi non sappiamo se l'Istituto Comprensivo Mario Rossi di Milano, ok, in organico abbiamo 10 collaboratori o 2 operatori scolastici, 4 assistenti amministrativi, 2 funzionari. Tutto questo è stato presentato al tavolo delle trattative ed è stato uno dei motivi di criticità per la quale la scuola si è diciamo inclinata da un punto di vista di rapporti sindacali con l'amministrazione centrale, perché questa riforma dell'ordinamento professionale è stata presentata senza organi. Quindi vorrei pensare, e secondo me è la motivazione poi alla base, che dei 10 collaboratori scolastici attualmente in servizio all'interno dell'Istituto Mario Rossi di Milano, ad esempio che facevo prima, saranno poi 8 collaboratori e 2 operatori scolastici. Ma chi è l'operatore scolastico? Quali saranno le sue funzioni? Adesso andiamo a vedere che cosa scrive il contratto in merito a questa nuova figura che è stata introdotta. Ed ecco qua. Partiamo dalla base, quindi dal collaboratore scolastico, e quindi al contratto 2006-2009. Il CCNL 19-21 aggiunge che vi è questo obbligo, l'obbligo di assistere tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Quindi estendendo questa definizione, ma non chiarendola, perché manca una precisazione. Perché poi si andrà a vedere tra poco nella schermata dell'operatore, anche l'operatore scolastico ha le stesse mansioni del collaboratore, ma rispetto agli alunni invece che presentano determinate, come posso dire, disabilità, allora avranno una regolamentazione diversa, perché si tratta di assistenza qualificata ma non specializzata. Quindi il Ministero su questo punto omette un chiarimento preciso per che cosa si intende quando parliamo di obbligo, soprattutto quando nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
abbiamo una carenza organica ormai conclamata negli anni, anche rispetto al numero delle supplenze, perché se Sabrina ha detto che i supplenti oggi attualmente sono 200-220 mila per i docenti, ne abbiamo altri 50 mila per il personale ATA, questi sono i numeri. Quindi anziché magari rinforzare gli organici e fare le assunzioni sugli organici di posti vacanti che oggi mancano, il Ministero fa, e noi ci siamo opposti a questa definizione, questi interventi normativi che vanno a peggiorare la situazione lavorativa del personale scolastico tutto. Quindi la responsabilità dei collaboratori scolastici saranno aumentate rispetto a quelle previste al precedente contratto? Ebbene sì, perché mentre era l'assistenza igienico-sanitaria era rivolta ai soli alunni diversamente abili, il contratto, a questo è l'allegato A, sarebbero le declaratorie cosiddette, oltre a prevedere l'assistenza igienico-sanitaria agli alunni diversamente abili, dispone che nelle mansioni ordinarie del collaboratore rientra a pieno titolo anche l'assistenza a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e della primaria. Quindi questo creerà due principalmente effetti. Il primo, un peggioramento netto delle perché poi, diciamoci la verità, nel quotidiano ci sono anche delle situazioni che molte volte non vengono chiarite nello stesso rapporto tra colleghi oppure tra amministrazione periferica, quindi l'istituzione scolastica e il proprio personale. Alle volte molti dei direttori di servizi con le quali ci confrontiamo, i DSGA, ci fanno richieste di chiarimenti in merito a questo tipo di definizioni e noi molte volte siamo costretti a dare delle interpretazioni del contratto che però adesso hanno diciamo chiarito con questa introduzione normativa che vediamo nel CCN. Quindi aggrava di molto e non di poco la situazione lavorativa del personale ausiliare. Il secondo effetto che si crea è quello di una fuga a questo punto attraverso la mobilità dai comprensivi verso gli istituti superiori da parte del personale ausiliare, perché specifica il CCNL che è rivolto alle scuole dell'infanzia e della primaria. Andiamo al punto successivo ed ecco qui presentato l'operatore scolastico. Quindi guardate, se paragonate le due mansioni da come sono state allegate al contratto collettivo nazionale nell'allegato A, le mansioni sono sovrapposte, ma con una differenza. All'operatore, per poche decine di euro in più al mese, attenzione, di questo stiamo parlando, di un centinaio di euro all'anno, questo sarebbe l'aumento stipendiale che toccherebbe all'operatore rispetto al profilo di collaboratore, sono introdotte queste due nuove mansioni, cioè l'attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie degli alunni con disabilità e il supporto ai servizi amministrativi e tecnici. Io direi forse il Ministero, non lo so, si è svegliato tardi, perché oggi, attualmente, nel mentre parliamo, migliaia di collaboratori scolastici stanno svolgendo questa mansione, cioè il supporto ai servizi amministrativi e tecnici. E non sto svelando nessun segreto, però hanno voluto introdurre questo distinguo tra il profilo di collaboratore scolastico e il profilo di operatore scolastico, che a mio modo di vedere è un paradosso, sostanzialmente. E ecco qui quello che vi dicevo poc'anzi, che è un'evidente limitazione di crescita professionale che impedisce passaggi tra l'area degli operatori e l'area degli assistenti, perché noi adesso abbiamo uno step in più, intermedio, se volessimo fare una carriera professionale per mobilità verticale. Se prima avevamo dai collaboratori agli assistenti, ora abbiamo collaboratori, operatori ed assistenti, quindi si aumenta, diciamo, uno spazio per poter accedere all'area degli assistenti partendo dalla base. Quindi, essendo che non è una figura specializzata, ma è una figura generica come quella del collaboratore, è un paradosso, ve lo dicevo prima, perché viene riservata solo a questa figura la possibilità di collaborare con i servizi amministrativi e tecnici,
escludendo di fatto i collaboratori scolastici. Ma, lo ripeto, non sappiamo ad oggi se nell'istituto comprensivo Mario Rossi ci saranno quanti operatori scolastici e quanti operatori scolastici. Secondo me, ripeto, se sono oggi 10 collaboratori scolastici all'interno dell'istituto comprensivo, saranno 2 operatori e 8 resteranno collaboratori. Quindi non ci sarà un organico aumentato rispetto a quello attuale di questa nuova figura, ma saranno presi gli stessi organici e divisi per categoria. E veniamo adesso agli assistenti amministrativi. Allora, qua voglio fare una breve premessa. Per me collaboratori scolastici e amministrativi sono la parte più colpita di questo CCNL in senso peggiorativo, perché noi oggi le segreterie le vediamo stracolme di lavoro, stracolme di scadenze, stracolme di competenze che magari altre figure del pubblico impiego non hanno. Diciamo, volendo paragonare proprio l'aspetto dei nostri cugini degli enti locali o anche delle funzioni centrali. Quindi le competenze sono ormai infinite, ma a questo non viene corrisposto un giusto adeguamento economico. Ma non bastasse l'adeguamento economico, almeno formiamole queste persone che devono occuparsi oggi anche delle nostre pensioni, delle nostre cessazioni di rapporto, delle nostre pratiche lavorative, quindi dei nostri contratti, delle convalide dei punteggi dei supplenti quando arrivano al primo giorno a scuola. Adesso ci sarà il rinnovo, quindi si dovranno effettuare le graduatorie definitive entro il 31 agosto. Insomma, tutti noi conosciamo la realtà delle segreterie scolastiche oggi, sottodimensionate per di più, e il Ministero che cosa fa? Peggiora la loro situazione lavorativa introducendo un criterio pessimo, a mio modo di vedere, che è quello dell'equivalenza e della fungibilità delle mansioni. Quindi vuol dire che ogni assistente amministrativo deve saper fare tutto, ma non avendo diciamo, fatto esperienza. Si parte, diciamo, dal 19 gennaio per questo criterio, ma quantomeno dal prossimo anno scolastico, quindi un criterio di fungibilità che non viene comunque anche qui specificato da parte dell'amministrazione centrale, che prevede la fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro sulla base del piano delle attività. Quindi, verosimilmente, se io fossi un assistente amministrativo e mi trovassi in una situazione di difficoltà a scuola, il dirigente o il direttore potrebbero chiedermi di fare la trottola. Angelo, oggi fai la contabilità, domani farai la didattica, dopodomani ti occuperai della gestione di password, per dire. Quindi, e questo... quest'ultimo elemento che ho trattato, cioè applicativi e piattaforme digitali, è stato aggiunto, quindi, nella riformulazione del profilo di assistente amministrativo, e prevede, quando riportato nell'allegato A, lo stesso che disciplina un po' le mansioni dei profili professionali, e cioè l'assistente amministrativo svolge attività lavorative richiedente specifica preparazione professionale. Ma sulla formazione, però, il Ministero tace. Cioè, loro non si rendono conto che mandano in difficoltà davvero le persone, soprattutto poi quando parla di responsabilità rispetto a queste pratiche. E non parliamo ormai più della sola stesura dell'atto, come era inteso, diciamo, in passato. Parliamo proprio di inserire delle pratiche che riguardano oggi anche le nostre posizioni di lavoro personali, come quelle che riguardano la nostra pensione, la nostra gestione dei contributi previdenziali, insomma tutta una serie di pratiche veramente complesse e che sono state scaricate sulla scuola anziché altri enti. Quindi è davvero oggi diventata una bestialità atroce stare in segreteria, soprattutto alla luce di queste nuove condizioni di lavoro che si prospettano e rispetto ad un aumento che francamente non adegua il profilo per come è attualmente in servizio quello dell'assistente amministrativo. Quindi da qui noi ci muoveremo chiaramente con tutti i nostri supporto, non solo, ma anche mezzi, al fine di favorire la condizione di lavoro di queste figure professionali. Quindi
Io ritengo che questo dimostra la scarsa attenzione dell'amministrazione nel riconoscere la professionalità degli assistenti amministrativi, che è una figura ormai satura di mansioni e di competenze che non vede più una retribuzione adeguata, e soprattutto se la si paragona allo stesso profilo in altri enti. E quali sono invece, adesso passiamo alla parte del reclutamento, quindi viste diciamo le figure, viste invece le nuove introduzioni normative, quali sono i titoli d'accesso per poter inserirsi all'interno di questi nuovi profili professionali? Come abbiamo visto, per il collaboratore scolastico non cambia nulla, però già per l'operatore scolastico interviene questa nuova certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, che tra poco tratteremo più nel dettaglio, e quindi siamo alla parte in cui adesso spieghiamo i titoli d'accesso. Allora, siamo in attesa di rinnovo delle graduatorie. Sapete che c'è stata una polemica in questi ultimi giorni, e qui devo dire veramente grazie a chi si è unito nella protesta che la Uscuola ha avviato, partendo proprio dalla base, su proposte di altre parti sindacali e di parte, diciamo, di partiti di maggioranza di governo, di poter slittare le graduatorie all'aggiornamento e l'inserimento al 2025. Siamo riusciti con la nostra protesta e con il nostro intervento, veramente voglio dire, contrario a quello che per noi sarebbe stata solamente un inutile rinvio, tant'è vero che in questa settimana si deciderà e l'emendamento, leggevo stamattina, è stato riformulato, quindi non è più previsto quell'aggiornamento all'emendamento, quindi di slittare l'aggiornamento al 2025, bensì avere l'aggiornamento verosimilmente giugno 2024, con un anno di tempo per conseguire la certificazione per i profili laddove viene richiesta, perché era tutta là la partita. E quindi scorrendo la slide vediamo, ecco, per gli assistenti amministrativi e per gli assistenti tecnici introduce nuovamente questa certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Quindi, volendo riassumere, è prevista per gli operatori scolastici, per gli assistenti tecnici o amministrativi e per gli altri profili che vengono richiesti. Vediamo per esempio quella di cuoco, laddove ve ne sia la necessità, anche per questa nuova figura professionale è prevista la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. E questa, diciamo, è un po' un'introduzione nuova, cioè l'articolo 59. Questa era quella che poi ha mandato veramente in tilt la maggior parte delle persone, degli aspiranti comunque ancora presenti in graduatoria, e che per esempio, questo se ne è parlato già da luglio, abbiamo avuto modo di chiarire, e da questo punto di vista mi riservo, perché poi l'emendamento va in parte anche a derogare l'articolato dell'articolo 59. Che cosa prevede? Prevede che se io non ho mai, sono presente nel profilo, faccio ad esempio di assistente amministrativo, e non ho mai sviluppato un giorno di servizio all'interno di quella mansione lavorativa, io decado dalla graduatoria e dovrò reinserirmi con il nuovo titolo di accesso previsto. Quindi, tornando a fare un passo indietro, il diploma di scuola secondaria e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Quindi questo era l'articolato su come è stata presentata nel nuovo CCNL, e lo vediamo. Quindi, in possesso i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di studio terza fascia che non siano in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza, decadono dalle graduatorie. Quindi era questo il limite posto dalla normativa del nuovo CCNL. Quindi si è prevista come requisito la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica. Bisognerà accedere con questi nuovi requisiti e con i nuovi requisiti previsti dal CCNL per accedere appunto. Ma volendoci fare la domanda, che cos'è questa certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale? Allora, dobbiamo fare una premessa. Quando è stata sottoscritta l'ipotesi del 14 luglio,
2023, l'ipotesi del CCNL, la dichiarazione congiunta numero 5 non era presente, non chiariva che cosa si intendesse per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Noi l'abbiamo appresa, come anche gli addetti stampa, gli addetti lavori, quindi gli stessi enti che certificano le competenze informatiche, il giorno 18 di gennaio. Quindi se già l'ipotesi aveva creato, ecco, un fuggi-fuggi, un passaparola, delle notizie discordanti anche tra loro, talvolta io ho sempre, diciamo, invitato ad attendere ulteriori chiarimenti, che poi con il CCNL sono puntualmente arrivati, per quale fosse la certificazione giusta, e vediamo che al 18 di gennaio la dichiarazione congiunta numero 5 presente all'interno del CCNL disciplina che la certificazione deve essere rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale, che poi vedremo chi è e che cos'è, e si chiama Accredia, attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni e framework europei, perché qui tutta qui la partita, cioè avere una certificazione che rispetti gli standard dettati dalla comunità europea, quindi attraverso dei protocolli che poi vedremo, e per farla breve si chiamano DigiComp 2.2, è l'ultimo aggiornato, e questo sarebbe quello che poi verrebbe ad attestarsi come certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Questa certificazione quindi deve essere anche registrata presso il medesimo ente di accreditamento, quindi verosimilmente Angelo Della Cioppa vedrà la propria certificazione nella banca dati nazionale di Accredia, e là si potrà attestare che io abbia conseguito quella determinata certificazione. Successivamente, ecco qui quindi in sintetico che cosa è Accredia e che cosa si intende per certificazione internazionale di alfabetizzazione, quindi rilasciata da Accredia in linea con i framework europei in materia di competenze digitali, lo ripeto, si chiamano DigiComp, e deve essere poi registrata presso la stessa Accredia. Ecco qui quello che vi provavo a spiegare prima, cioè non era stato menzionato questo requisito, e l'inserimento improvviso ha costretto migliaia di aspiranti alla ricerca del corretto titolo da conseguire. E per quanto riguarda Accredia, andando a definire, è l'ente unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ma Accredia non è che esiste dal 19 gennaio mattina, esiste da diverso tempo. Quindi, diciamo, l'introduzione è stata fatta comunque al fine di regolarizzare quale doveva essere la nuova certificazione come requisito d'accesso, perché poi parliamo di questo. Cioè, non toglie che se Angelo ha conseguito una certificazione del passato, questa non vale più come punteggio per titolo culturale all'interno delle graduatorie di terza fascia. Però certo è che magari quella certificazione della quale oggi sono in possesso non sarà più valida come requisito d'accesso al fine di poter accedere al nuovo profilo. Faccio un esempio di assistente amministrativo, assistente tecnico. Quindi, quali sono ad oggi le certificazioni accreditate? Gli enti accreditati sono CertiPass con l'EIPAS 7 moduli standard, AICA con l'ICDL full standard e l'Intertech Italia con l'IDCERT. Attenzione, su questo vedete ho messo un asterisco, perché comunque sono sicuro che dei chiarimenti da parte dell'amministrazione arriveranno, e aspettiamo comunque la conferma all'interno del decreto mille proroghe, che prevedrà sicuramente quale sarà la tempistica massima che ognuno di noi avrà a disposizione per conseguire la certificazione di alfabetizzazione digitale come requisito d'accesso. Ma al momento, nel mentre io vi sto parlando, gli enti accreditati risultano essere queste qua, con le relative certificazioni accreditate, quale internazionale di alfabetizzazione digitale. Quindi, a chi è rivolta la certificazione di alfabetizzazione digitale? Per chi deve inserirsi in terza fascia,
quindi per la prima volta, e dovranno avere diploma più certificazione obbligatoriamente. Ho fatto un raccolto sintetico. Per chi è già inserito in terza fascia e almeno un giorno di supplenza, ha un anno di tempo per sistemare i titoli ed acquisire la certificazione. Anche qui ho posto un asterisco per ricordarmi appunto che è in attesa la votazione degli emendamenti al decreto mille proroghe. Verosimilmente nei prossimi giorni avremo tutto il quadro normativo di riferimento. E quindi per chi è già inserito in terza fascia, ma senza giorni di servizio, quindi devo fare l'inserimento per quel profilo e devo avere i titoli idonei, altrimenti decato. E lo abbiamo spiegato prima. Adesso una breve parentesi per un altro delle problematiche e delle criticità connesse alla firma al nuovo contratto collettivo nazionale, che sono i funzionari e le elevate qualificazioni. Anzitutto, queste nuove figure, partiamo dallo stesso ragionamento che abbiamo fatto per gli operatori, la disciplina è stata dettata senza organici. Cioè, quindi noi oggi non sappiamo nelle scuole quanti funzionari ci dovranno, quanti amministrativi lo diverranno e che cosa, tra virgolette, dovranno, quale sarà il percorso che dovranno conseguire al fine di avere l'incarico di elevata qualificazione. Il CCNL su questo esprime, diciamo, delle nozioni di carattere generale, cioè che l'incarico avrà una durata triennale, che il DSGA può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale con le medesime cadenze previste per il restante personale, quindi anche qui probabilmente sarà meglio disciplinato nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. E vediamo per esempio una fattispecie: poiché andranno tutti, al fine di avere l'incarico triennale di elevata qualificazione, in una graduatoria provinciale presso l'ambito territoriale di Milano, nel caso nostro di specie, come sarà riformulato il quesito per coloro i quali vorranno rimanere nella stessa sede? Perché altrimenti, diversamente, Angelo, facendo funzione dell'Istituto Mario Rossi di Milano, verosimilmente non potrebbe trovare più la disponibilità, perché lo ha scelto qualcuno superiore a lui in graduatoria e dovrà trovarsi un altro istituto e ricevere un altro incarico di elevata qualificazione, con una premessa, attenzione, cioè oggi come funziona il quadro normativo? Oggi funziona in questo modo, cioè il dirigente, prendendo atto della disponibilità da parte degli assistenti amministrativi che ne hanno le condizioni richieste, assegnano l'incarico di facente funzione. Non sarà più così, perché il sistema sarà legato alla graduatoria provinciale a cui vi facevo prima riferimento. Quindi anche qui vi è una mancata definizione degli organici e l'impossibilità di avere quindi certezze relative al numero dei passaggi possibili per i futuri funzionari, quindi gli amministrativi che vorranno andare a fare i funzionari. Come vedremo, e lo abbiamo visto nella tabella precedente, vi è la possibilità di fare la mobilità verticale, quindi verosimilmente se io sono un assistente amministrativo in possesso di una laurea magistrale e 5 anni di servizio su quel profilo, potrò accedere, ma non ne sappiamo ad oggi il contingente, perché anche per lo slittamento della partenza del nuovo organico si parla dal 1 maggio 2024. Mi accelero alla conclusione, vado verso la conclusione, quindi adesso ci sarà anche la discussione delle posizioni economiche, disciplinate dall'articolo 52 del CCNL 1921. Quindi si riapriranno le posizioni economiche, potranno accedervi coloro i quali hanno un contratto a tempo indeterminato nell'area dei collaboratori, operatori, assistenti e in possesso alla data di pubblicazione del bando un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, quindi verranno nuovamente riaperte le graduatorie. Su questo il Ministero non risponde, però, per quelli che erano idonei e che non hanno, diciamo, ricevuto questo beneficio economico, tenendo presente che ci sono ancora delle graduatorie che vedono delle persone inseritevi all'interno e che ad oggi attendono comunque risposte che anche con questo rinnovo contrattuale non sono arrivate. Ecco i valori economici.
Quindi dalle posizioni economiche del collaboratore si passa dai 600 attuali ai 700 euro, per gli operatori 800, per la prima posizione degli assistenti da 1.200 a 1.300 e per la seconda posizione economica assistenti da 1.800 a 2.000 euro. L'anno parliamo, quindi anche qui chiariamo, ecco le criticità che la U-Scuola ha evidenziato. Cioè, la procedura non prevede una fase transitoria, quindi si preoccupano solo di disciplinare la nascente procedura e dimenticando quelli che sono ancora in attesa di risposte dal Ministero. E la rivalutazione rappresenta un gioco di puro illusionismo. Ecco qua, modifica saldi invariati, perché di fatto loro cosa hanno studiato, cosa hanno ben pensato di fare a livello centrale. Gli aumenti sono stati realizzati riducendo il numero di posizioni economiche da assegnare, quindi verosimilmente il budget è lo stesso, ma questo è successo anche per il MOF, l'ha spiegato Sabrina, facendo un esempio, io ho sempre quel budget, aumentando le risorse, semmai riduco il numero dei beneficiari, di questo stiamo parlando. Quindi nel caso di specie delle posizioni economiche. Allora, io avrei concluso con la parte relativa al personale ATA e interrompo la condivisione. Spero di aver chiarito, diciamo, il quadro un po' in evoluzione e di riferimento normativo che adesso occupa e preoccupa più che occupare il personale ATA. E do subito la parola a Gerardo Salvo, segretario regionale della U-Scuola Como, per un suo intervento. Sì, allora io sono molto molto soddisfatto di quello che è stato detto e anche della partecipazione che insomma dà molto risalto a quello che sono state poi le scelte della U-Scuola. Devo dire che la disamina è stata fatta in modo molto dettagliato, quindi aggiungerei soltanto alcuni aspetti un po' più politico-sindacali. Diciamo che a coronamento, insomma, di tutto quello che già è stato detto, noi le richieste che la U-Scuola ha fatto inizialmente nell'ottica dell'adeguamento di quello che realmente è oggi la scuola rispetto al contratto che è stato sottoscritto nella parte giuridica nel 2005. Quindi è ovvio che ci sono stati tanti cambiamenti, abbiamo assistito a tutte le verticalizzazioni nelle scuole, quindi abbiamo gli istituti comprensivi che sono completamente diversi rispetto a quello che erano le vecchie direzioni didattiche. Gli istituti superiori si sono adeguati alle nuove esigenze anche del mercato, quindi con nuovi indirizzi. E quindi chiaramente anche l'organizzazione della scuola è cambiata tantissimo in questi anni. E se voi prendete il contratto, sia quello vecchio che quello nuovo, ma anche la legge che regola diciamo tutto l'aspetto organizzativo, quindi i decreti delegati del 94 e del 97, ci rendiamo conto che alcuni due non esistono. E quindi perché? Perché l'organizzazione è completamente diversa rispetto ad oggi. E quindi noi abbiamo introdotto, quindi attraverso i collegi docenti, delle figure che non esistono. E parliamo dei referenti di plesso, dei coordinatori di classe, e dei collaboratori del dirigente, esistono soltanto da un punto di vista, diciamo, della enunciazione nel contratto, che poi non hanno trovato un'attuazione all'interno quindi del nuovo contratto. È chiaro che tutte queste figure oggi sono in essere, le paghiamo con veramente quattro soldi con il fondo di istituto. La richiesta nostra era quella di istituzionalizzare tutto quello che oggi serve all'interno della scuola. Istituzionalizzare significava anche dare la possibilità a chi oggi arriva a un certo punto della sua vita, magari non riesce più neanche a stare in classe, poteva esattamente esercitare questo ruolo al di fuori dell'insegnamento. Invece oggi bisogna avere soltanto una inidoneità alla scuola, in questo modo non è l'uscita migliore. Noi vediamo le difficoltà che ci sono all'interno specialmente dell'infanzia e della primaria,
visto che si va in pensione a 67 anni, tenere i bambinetti, 20-30 bambini, riesco a tenere mia figlia, figuriamoci un insegnante che deve tenere tutte queste bambine o bambini, è chiaro che una sorta di uscita con alcune figure istituzionalizzate poteva dare una mano chiaramente all'uscita. Quindi diciamo che il Ministero tutte queste figure non le ha volute prevedere. Quindi non secondo loro questa situazione è una situazione, diciamo, che si è inventata, tra virgolette, il collegio docenti, ma sappiamo benissimo che oggi le condizioni sono quelle di avere queste figure. E quindi abbiamo visto che il contratto non è stato adeguato a quello che è l'esigenza di oggi, senza parlare, noi parliamo, il ministro parla sempre dell'aspetto economico, quindi che i docenti, ma tutto il personale della scuola deve avere un adeguato stipendio per il ruolo che svolge all'interno della scuola, che è quello di preparare i futuri politici, le future generazioni che dovranno poi prendere in mano le sorti dello Stato. Però poi ci siamo resi conto che addirittura qualcuno chiedeva addirittura l'equiparazione con gli standard dell'Unione Europea. E, diciamo, questo poteva anche non essere previsto, perché poi andiamo un po' oltre, ma almeno equiparare gli stipendi degli insegnanti ai funzionari, quindi dell'ottavo livello di tutta la pubblica amministrazione, avrebbe sicuramente consentito quindi una sorta di dignità, quindi acquisto di dignità. Un funzionario, quindi un ottavo livello della pubblica amministrazione, entra già con quasi 2.000 euro al mese. Chi studia scienze della formazione primaria, che fa all'università, quindi impiega tutto il suo tempo, quindi la passione, entra con 1.400 euro al mese. Quindi già all'interno della pubblica amministrazione noi notiamo che ci sono delle grosse differenze, ma l'abbiamo visto con gli altri, come diceva prima Angelo, un quinto livello, un assistente amministrativo è quinto livello minimo nella pubblica amministrazione, e invece nella scuola è ancora quarto livello. E questo porterebbe ad avere un 200 euro in più sulla busta paga. Non esiste più il terzo livello, il collaboratore scolastico ancora un terzo livello, ma del tribunale invece è già un quarto livello. Quindi la richiesta era quella di equiparare quando tutta la pubblica amministrazione. Quindi da questo punto di vista è chiaro che non ci rende soddisfatti di quello che è stato. Anche perché noi avevamo sottoscritto il contratto 2016-18, perché ci eravamo, diciamo, accordati rispetto al fatto che il nuovo contratto avrebbe migliorato, quindi avrebbe stabilito le regole nuove. Quindi, e siccome siamo, diciamo, di fronte a un governo che è in carica da poco e quindi resterà in carica, ahimè, per almeno altri 4 anni, e quindi questa era l'occasione per rivedere esattamente tutto quello che oggi è la situazione all'interno della scuola. È chiaro che a questo si aggiunge quindi tutta la sicurezza e tutto quello che poi sono gli obblighi, perché poi parlando di diritti, però è chiaro che poi i nostri diritti devono poi chiaramente essere calati all'interno dei nostri obblighi, e quindi se i diritti non sono rispettati, noi ci troviamo tante volte a fare delle attività che non sono neanche giustificati dalle previsioni contrattuali. È chiaro che tutto l'aspetto degli ATA andrà sicuramente a peggiorare le condizioni, o quantomeno prevede degli interventi senza i corsi di aggiornamento, perché chiaramente oggi non è facile dire a uno che arriva dalla terza fascia devi saper far tutto all'interno della scuola. Questo non è possibile, non è assolutamente, anche perché non abbiamo, c'è l'anno di prova per i docenti, quindi ci dovrebbe essere anche per il personale ATA tutta questa attenzione. E quindi, diciamo, anche il ruolo del collaboratore scolastico si è evoluto negli anni, non è soltanto
ricordo tantissimi anni fa, sì, tanti collaboratori scolastici avevano anche il tempo di fare la maglia, oggi invece non c'è più il tempo neanche di respirare. Quindi sono cambiate le situazioni, solo per il governo non è cambiato nulla. E quindi è chiaro che noi, fino a che tutto quello che vi stiamo dicendo non verrà realizzato, e quindi noi c'è, questo è l'augurio che con le nostre sollecitazioni magari il Ministero comincia a capire che la scuola è una comunità educante, che addirittura all'interno della quale partecipano anche i collaboratori scolastici, addirittura il contratto prevede la partecipazione all'interno delle commissioni, perché si ha a che fare con i bambini con l'handicap. Quindi è chiaro che sulla carta aggiungi tante situazioni che possono sembrare per poi la pratica non rispecchia quello che oggi è la scuola. E quindi per questi motivi noi siamo lì in attesa di avere chiaramente da parte del Ministero avere dei ripensamenti e chiaramente anche l'aspetto lavorativo. Abbiamo visto che ci sono state delle introduzioni di ulteriori ore, lo diceva prima Sabrina, noi ci troveremo all'interno delle 40 più 40 l'introduzione di tutte le ore del GLO, che secondo noi andavano pagate, non sono ore che possiamo inserire continuamente, perché se noi andiamo a vedere chi ha una classe, chi ha una 8-9 classi, una materia dove le 40 ore le ha già finite da un pezzo, si troverà sicuramente con delle in più e nessuno gliele pagherà. Anche la formazione, anche questo passaggio è un passaggio che assolutamente va nelle 40 ore, ma che cosa dobbiamo ancora aggiungere a queste 40 ore? E sicuramente siamo nelle condizioni appunto di fare tutti gli interventi con il Ministero affinché si renda veramente giustizia al personale della scuola e quindi sia attraverso quello che è l'aspetto giuridico, ma anche attraverso perché gli stipendi sono veramente bassi e con i 100 euro che abbiamo avuto dal 2022-2023 non abbiamo neanche sopperito alla grande inflazione, quindi abbiamo un'inflazione, abbiamo avuto del 10-11%, quindi abbiamo perso ulteriore potere d'acquisto. Quindi queste sono le nostre ragioni in generale, loro l'hanno spiegato nel modo dettagliato e quindi penso che possiamo dare spazio alle vostre richieste, i nostri interlocutori sono a vostra disposizione, io vi ringrazio per la partecipazione. Grazie Gerardo. Prima di passare alle domande vorrei condividere con voi la locandina dove ci sono tutte le sedi e i numeri di telefono di ogni responsabile, così magari potete prendere nota. Sì, lasciala tranquillamente secondo me sullo sfondo, così man mano che magari chiariamo le domande loro possono raccogliere le informazioni. Ecco. Si vede? Sì, sì, si vede. Sì, sì. Ok. Ok Sabrina, perfetto. Allora intanto io inizio nel procedere alla lettura delle prime domande che ci arrivano dalla chat. Magari Sabrina ed Esther o anche Gerardo, se vuole darci una mano a rispondere alle domande che ci pervengono qui in chat. Chiede Giuseppe Caccia, domanda: ma i collaboratori in ruolo, a differenza di quelli in terza fascia che non hanno certificazione di alfabetizzazione digitale, entro un anno mantengono il posto o rischiano anche loro? Allora posso rispondere io a Giuseppe. Tecnicamente, per come dispone il CCNL,
Per il profilo del collaboratore scolastico non è obbligatorio l'alfabetizzazione digitale, attenzione, vale per gli operatori, per gli assistenti tecnici e per gli assistenti amministrativi. Quindi parliamo di un profilo, quello del collaboratore, che non è toccato da questa introduzione di titolo d'accesso. Vado alla prossima domanda di Massimiliano, che dice: ma non è possibile fare in modo che Accredia riconosca come CHAD, insomma, anche altre certificazioni informatiche con tutti i protocolli di GCOM? Trova scandaloso, e sono d'accordo con te Massimiliano, che questi enti non abbiano ricevuto nemmeno preventivamente la notizia che poi sarebbe stato necessario il passaggio per tramite di Accredia. Perché gli stessi, guardate, ci sono i comunicati stampa di EIPAS piuttosto che di altri enti, giusto per citarne qualcuno, di CDL, insomma, che anche loro non avevano avuto preventivamente avviso di questa introduzione, che è stata appunto la dichiarazione numero 5 all'ipotesi CCNL 1921. Quindi nel luglio non c'era. Sono passati 8 mesi circa e arriva il CCNL firmato il 18 gennaio. In quella sede scopriamo che c'è bisogno che la certificazione di alfabetizzazione digitale sia di un ente accreditato ad Accredia, e che la stessa poi segua il percorso della registrazione. Quindi di questo stiamo parlando. Anche gli addetti ai lavori, lo dicevo prima, non hanno avuto notizia preventiva di questo. Esther, per te, Isabella Corrado chiede: l'RSU può intervenire rispetto alla distribuzione delle quote forfettarie? Allora, il discorso è che le quote comunque vengono condivise al tavolo di contrattazione, cioè bisogna sempre tenere presente, prima di tutto, faccio una premessa, che il dirigente scolastico formula una proposta. Quando sottopone la tabella della ripartizione delle quote, è sempre una proposta formulata dal dirigente scolastico. Questa proposta poi viene considerata dalle organizzazioni e dalle RSU al tavolo per valutare quella che è la suddivisione. In più c'è un altro passaggio, che è quello dell'assemblea, cioè diventa importante, questo lo evidenzio perché alcune scuole purtroppo questo passaggio evidentemente lo tralascia, non è il caso di Isabella perché lo so che siamo abbastanza attive, però a volte succede che non viene indetta l'assemblea, ma si dà un po' per scontato che quella tabella di ripartizione venga comunque accettata dal personale docente ATA. Invece il momento di assemblea è il momento in cui il rappresentativo della parte proprio del personale, per decidere e valutare se quella ripartizione è stata effettuata nel modo adeguato, se ci sono degli aggiustamenti da fare, e quali sono, con delle proposte. Quindi non è che la contrattazione viene chiusa quindi al momento della proposta, ma è un percorso che viene fatto con aggiustamenti relativi a quelli che sono poi le quote da assegnare. E in questo la figura dell'RSU, ecco, io lo evidenzio, diventa fondamentale, diventa importante, perché fa da tramite rispetto a quelle che sono le esigenze del personale della scuola, a quelle che sono poi le suddivisioni e la ripartizione economica di questa famosa torta che diventa sempre più piccola. Ecco, io la definisco così, come prima il collega Gerardo ha evidenziato, no, che in questo FIS poi rientrano varie situazioni da dover pagare. È la formazione, è il GLO, cioè veramente diventa un qualcosa di quasi impossibile, perché ognuno poi si ridurrà a quel piccolo, a quella briciola, e in più diventa demotivante per il personale. Ecco, quindi è questo che non deve accadere.
Quindi ripeto che questa suddivisione, questa ripartizione viene ponderata con il vaglio proprio del RSU. Perfetto Esther, ti ringrazio. Riprendo qualche domanda che avevo diciamo più in su in chat. Massimiliano, che credo riferendosi alla figura dell'operatore, chiedeva ma la figura allunga i tempi dal passaggio a una figura superiore con quella dell'amministrativa, una strategia politica del Ministero per arrivare come le altre pubbliche amministrazioni ad un concorso per esami. Allora io non posso confermare questa diciamo ipotetica soluzione del diciamo del Ministero che adotterebbe, ma non mi sento nemmeno di escludere, perché già sono previste all'interno delle posizioni economiche dei percorsi valutativi, dice la norma. Quindi se si arriverà a questo, magari un domani, ma lo si affronterà come appunto stiamo affrontando, con uno sguardo critico, la nuova normativa imposta dal CCNE. Quindi spero di aver risposto a Massimiliano. Chiede invece per te Sabrina, ci sei? Sì. Sì, dimmi. Nella Gallo voleva un chiarimento rispetto alla formazione dei docenti, che credo oggi, scrive, rientri nelle 40 ore più 40. Va compresa nelle 40 ore dei collegi docenti o nelle 40 dei CDC dei consigli di classe? E la formazione sulla sicurezza rientra anch'essa nelle 80 ore? Grazie. Allora, la formazione sulla sicurezza sono obbligatori, e tutto, come diceva prima Gerardo, rientra nelle 40 più 40. Ovviamente sappiamo bene, come io più volte ho detto anche durante l'assemblea che abbiamo tenuto lì a scuola di Cristina Gallo, che bisogna fare un dettagliato piano delle attività, perché se tutto rientra in quelle 40 più 40 e che negli anni sono stati sempre superati abbondantemente, quindi andrebbe rivisto in modo più dettagliato quelle che sono le attività da fare, la formazione e quant'altro, da far rientrare nelle 40 più 40. E vorrei aggiungere anche una cosa, che spesso nel piano delle attività i dirigenti scolastici per giugno inseriscono in quello che è il piano delle attività il riordino delle aule. Ecco, quello non rientra nel piano delle attività. Quindi bisogna sempre, durante il collegio dei docenti di genere e in genere nel primo collegio che viene definito quello che è il piano delle attività delle varie scuole, bisogna deliberare ciò che si ritiene opportuno deliberare, perché una volta che il piano delle attività viene deliberato, poi bisogna attenersi a quello che il collegio dei docenti ha ritenuto opportuno deliberare. Grazie Sabrina. Allora, passo alla domanda di Enza Ciulla, qui in chat su Meet, chiede, volevo chiedere in merito ai docenti inidonei. Noi nella nostra scuola ne abbiamo due, una è molto collaborativa, un'altra non ha voglia di fare nulla, si rifiuta di fare, secondo me queste persone vanno regolarizzate, non possono pesare per sempre su un'organizzazione scolastica, secondo me bisogna intervenire, e se una sta male non ce la fa, andassero diciamo in una situazione lavorativa part-time. Ecco, magari Enza, e qua vado incontro a quanto affermava Gerardo, esistono delle figure oggi che noi abbiamo di sistema, che non sono state riconosciute in questo CCNL di nuovo, perché noi le abbiamo, mi riferisco ai referenti di plesso, mi riferisco comunque a degli aiuti a sostegno della dirigenza o comunque alle segreterie amministrative, delle figure, esatto, di sistema, che noi paghiamo con il nostro fondo dell'istituzione scolastica per cifre che sforano il 50-60% dell'interezza del fondo, e poi abbiamo situazioni magari di attenzione di docenti che non riescono forse nemmeno più, vuoi per l'età, vuoi perché magari hanno perso anche uno stimolo arrivato ad un certo punto della loro carriera, a ricoprire
diciamo, la funzione docente in senso stretto, cioè a fare l'insegnante, magari potrebbero essere utilizzate all'interno dell'organizzazione o quantomeno nella fase di coordinamento dei progetti. Figure che oggi, lo ripeto, per prassi amministrativa, perché ce la siamo dati noi come organizzazione interna del personale scolastico, abbiamo e paghiamo con il FIS, che poi dovrebbe essere destinato, diciamo, ai progetti. Passo alla domanda successiva. Tiziana Valeria Di Bartolo. Il nuovo CCNL prevede che la programmazione alla scuola primaria si svolga online. Occorre modificare il regolamento o già è possibile attuarlo? Io, Gerardo, se ci sei, chiederei un chiarimento a te da questo punto di vista, se è già possibile effettuare la programmazione online per la scuola primaria o se c'è, diciamo, ne necessita prima un passaggio con un regolamento di istituto. Beh, allora, noi quello che l'organizzazione del lavoro, se non, diciamo, vietato dalla norma, deve passare tutto attraverso i collegi docenti. Qui stiamo parlando delle ore di programmazione, se non sbaglio, se ho capito bene. Le ore di programmazione sono considerate a tutti gli effetti come le ore di insegnamento da un punto di vista anche stipendiale. Quindi il passaggio va fatto con il collegio docente, assolutamente. Quindi su questo però il nuovo contratto, però bisogna stare molto attenti, perché ci sono anche le previsioni e assemblee, quindi compreso anche il collegio docenti, devono essere fatte in presenza, solo in casi eccezionali devono essere fatte online, dove per esempio non c'è lo spazio, dove non ci sono alcune condizioni. Quindi deve intervenire assolutamente il collegio docenti su questo. Grazie mille, Gerardo. Se resti per un'altra domanda. Con quale votazione il collegio docenti può votare, se posso intervenire proprio su questo? Con quale maggioranza, eventualmente, se si passa ad un voto per la programmazione online? Ma il voto della maggioranza, come in tutte le questioni che ci sono, non è la maggioranza, è 50+1, nel senso che è sempre stato soltanto quando si vota per alcune situazioni, per le leggi costituzionali, c'è il 2/3 del personale, ma normalmente si passa, sono 50+1, cioè c'è un più rispetto alla metà dei lavoratori. Questo può essere fatto. Chiaramente con il nuovo contratto ci sono delle limitazioni rispetto alle riunioni online, questo sicuramente. Quindi dovete cercare di capire bene se conviene o non conviene a tutti quanti farlo online. A quel punto votano anche in un istituto comprensivo, mi viene in mente, voterebbero anche i professori, tutti, quindi i docenti anche della scuola secondaria di primo grado, e voterebbero per una parte che non gli interessa, però, che è la programmazione, che credo loro non facciano. No, loro non fanno perché non hanno le due ore di programmazione, però la norma dal 2000 con gli istituti comprensivi è che il collegio docente è unitario. Potete fare dei collegi docenti, quelli, diciamo, per ordine di scuola, ma non sono deliberanti. L'unica cosa che bisognerebbe fare, come succede dappertutto, nel momento in cui c'è una votazione che riguarda un ordine di scuola, chiedere di astenersi in modo generico a quelli a cui non interessa questa votazione. Quindi questo potrebbe essere fatto. Perfetto, grazie. Prego. Perfetto, può intervenire Luigi. Buongiorno a tutti. Salve. Buongiorno. Se potete spiegarmi gentilmente la procedura, come fare a inserire nell'ordine del giorno di un punto nell'ordine del giorno di un collegio docenti. Qual è la... Se volete lo spiego io senza problemi. Allora, grazie. Abbiamo due soluzioni. La prima soluzione è quella di far avere, prima ancora di avere la richiesta di integrazione dei punti all'ordine del giorno. Non sempre i dirigenti lo fanno, anzi quasi quasi mai,
e la possibilità più, diciamo, giuridicamente rilevante è la richiesta di un terzo delle firme del collegio dei docenti e presentare già con l'ordine del giorno prefissato. Il dirigente non può non prendere in considerazione, altrimenti gli facciamo ricorso, e su quello avete addirittura, a differenza dei collegi docenti con 50 punti all'ordine del giorno, si arriva a mezzanotte ogni volta, qui potete fare questo passaggio dove mettete all'ordine del giorno solo i punti che vi servono, la discussione va fatta solo su quello. E i collegi straordinari danno la possibilità della votazione perché sono previsti dalla norma. Quindi da questo punto di vista io vi consiglio sempre di fare questo passaggio, un terzo delle firme e fare il collegio straordinario. Accendi il microfono che se no non ti sento. Sì. Scusatemi, ma questo un terzo delle firme va raccolto e consegnato 5 giorni prima? Prima lo consegnate, meglio sicuramente. E come lo consegniamo? Con un dirigente scolastico? Come? Fate una raccolta di firme e lo consegnate al dirigente. Non ci sono diciamo dei moduli prestampati per questo. L'importante è che ci sono le firme visibili e scrivete all'interno della vostra richiesta quali sono i punti che volete trattare. Mentre in seduta stante di un consiglio, cioè di un collegio docenti ordinario, prima che inizia, io posso chiedere se si può inserire nell'ordine del giorno un punto e chiedendo proprio lì in quella seduta un terzo delle firme, ma non raccolto, è ovvio, a voce oralmente. No, quello è un aspetto non più giuridico. Cioè ci sono dirigenti scolastici che al di là del terzo delle firme all'interno del collegio docenti, se hanno, diciamo, a cuore le richieste e le esigenze dei lavoratori, fanno anche questo passaggio, però non è previsto giuridicamente, a meno che voi non lo fate. Nel momento in cui avete già diciamo calendarizzato i collegi docenti, molto prima di arrivare nel collegio gli fate pervenire una richiesta di integrazione, che non è la stessa cosa che ho detto io del terzo delle firme. Questo potete farlo, però ci sono dirigenti che lo fanno e dirigenti che non lo fanno. Nel momento in cui non lo fanno, avete la linea giuridica del terzo delle firme. Benissimo, grazie della risposta molto esaustiva. Grazie. Salve. Arrivederci. Arrivederci. Ok, allora procedo con la lettura di altre domande, magari. Se resti qua, Gerardo diceva, chiede Carmelina, scusate, sto prendendo il telefono. In qualità di docente a tempo determinato da graduatoria d'istituto, si ha diritto ai 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari, come articolo 35? In questo caso, come spiegava prima Angelo, noi abbiamo due. Il contratto collettivo nazionale ha 2 sequenze. La prima è quella che è già entrata in vigore, che è la prima parte. La seconda parte riguarda soltanto la classificazione del personale ATA. Quindi da quel momento in poi i 3 giorni sono possibili. Quindi si ha il diritto, ricordatevi che il contratto prevede o la certificazione, la documentazione, un'autocertificazione. Quindi questo è sempre stato anche oggetto un po' di contrasto all'interno delle scuole. Quindi questo potete chiederlo. Vi do solo un'indicazione, è che purtroppo ad oggi il Ministero comunque non ha adeguato la possibilità per le segreterie attraverso i siti. Quindi ancora non è riconosciuto, però potete prenderlo e poi sistemeranno piano piano. Secondo me entro maggio sistemeranno anche queste situazioni, però è possibile prenderlo. Faccio solo una piccola integrazione, cioè questo vale a dire i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari per i contratti al 30 giugno e al 31 agosto. Per gli altri invece di supplenza breve e saltuaria resta in vigore il vecchio disposto normativo, cioè 6 giorni per motivi personali o familiari e per tutti comunque 8 giorni per la partecipazione di concorsi o d'esami. Quindi
Sono queste, diciamo, le caratteristiche che poi all'interno delle supplenze si distinguono, cioè tra 30 giugno e 31 agosto e supplenze brevi e saltuari, quindi chi copre la maternità, oppure anche chi è all'8 giugno, oppure su malattia, insomma, ci siamo capiti su questo. Procedo alla lettura di altre domande. Scusa Angelo. Sì, prego. Mi chiedevano di specificare un attimo meglio la mobilità verticale del personale ATA. Sì, allora va bene. Cioè, posso intervenire io su questo? Almeno ci chiariamo su un punto. Allora, noi dobbiamo partire dal presupposto che le previsioni di questo contratto sono le stesse previsioni del contratto del 2005. C'è stata una sequenza contrattuale 2003-2004 addirittura, dove questi passaggi erano stati previsti. E quindi noi dal 2003-2004 l'unica volta che è stato fatto questo passaggio verticale l'abbiamo avuto nel 2010, quindi il primo passaggio che abbiamo avuto, da allora tutto si è bloccato. In questo caso adesso c'è in corso con il Ministero, c'è proprio l'adeguamento, quindi il passaggio, quindi poi i decreti attuativi rispetto a questo. La nostra preoccupazione qual è? Prima di poi entrare nel merito, è che mentre per le posizioni economiche sono stati stanziati dei soldi, quindi sicuramente quel passaggio potrebbe essere diciamo in dirittura d'arrivo, mentre per i passaggi verticali questo ancora non è stato deciso. Quello che dobbiamo tener conto nei passaggi verticali è che si può passare da un profilo all'altro, quindi da una classificazione di terzo, quarto e quinto livello attraverso due modalità, sia attraverso la modalità dei 5 anni che si hanno diciamo all'interno del ruolo che uno ha ricoperto, e sia anche con il titolo di studio. Quindi sono 5 anni per esempio da collaboratore scolastico. E quello che purtroppo la nostra preoccupazione è che questa introduzione dell'AS, quindi di questo collaboratore specializzato, ci dà una piccola preoccupazione, perché se io devo, per poter passare ad amministrativo, oggi mi bastavano 5 anni e il diploma immediatamente inferiore a quello che viene chiesto dal di fuori, quindi per l'inserimento nella terza fascia, oggi io devo fare il primo passaggio, devo prima fare 5 anni e fare l'operatore, che potrebbe anche non piacermi, perché non è, a parte che non è chiaro ancora quello che andrà a fare, ma certo potrebbe anche non piacermi. Quindi io devo stare ancora 5 anni come operatore per poi passare come amministrativo, quindi ci impiego quasi 10 anni per fare questo passaggio. Nulla è precluso da un punto di vista dell'articolo ex articolo 59, quindi con le supplenze esterne. Quindi però il passaggio verticale doveva, da un punto di vista proprio anche diciamo pratico, doveva evitare il fatto che chi è di ruolo come amministrativo per poi andare come funzionario, per chi è collaboratore scolastico per andare come amministrativo, di fare la trafila ulteriore, cioè 2 anni, 3 anni come fino al 30 giugno, 31 agosto, assoggettata a quei contratti a tempo determinato, e quindi questo sistema verticale doveva assolutamente tener conto delle professionalità e passare immediatamente con un corso concorso nel profilo successivo. Quindi il problema che si pone è questo, anche per quanto riguarda l'aspetto dei passaggi, perché questo è quello che oggi si sta monitorando e non è molto chiaro, i passaggi degli amministrativi nei funzionari. Perché dico questo? Perché ad oggi noi dobbiamo capire quanti sono i DSGA che sono di ruolo, e quindi questi entrano in diritto. Dopodiché ci sarà un corso concorso per tutti i facenti funzione, quindi richiesto dalla UIL già da 10 anni, speriamo che questo avvenga, e poi tutti i posti che avanzano rispetto a questo, l'assistente amministrativo che ha i 10 anni di ruolo presso il proprio profilo, con il titolo di studio immediatamente inferiore, a questo punto il diploma, perché dall'esterno il concorso va fatto con la laurea, addirittura anche una laurea specifica, a quel punto può fare questo passaggio.
E quindi queste sono le indicazioni del Ministero, che a fianco a questo non sono stati inseriti assolutamente fondi, e quindi non sappiamo neanche quante persone, quanti facenti funzione occuperanno questi posti e quando ci sarà la possibilità per gli amministrativi di fare questo passaggio. Quindi è tutto, diciamo, riscritto, ma se voi andate a prendere i contratti precedenti troverete la stessa cosa che vi sto dicendo io. Non è mai stato messo, se non solo nel 2010, in atto questo passaggio per mancanza di fondi. Quindi speriamo che questa volta i fondi li trovano. Perfetto, Gerardo. Allora prendiamo. Mi scusi. Sì, un attimo. Scusi, solo. Volevo... Sì, grazie. Sì, sì. Signora Roberta, per favore, se silenzio un attimo, devo prendere delle domande dalla chat di YouTube, per favore. Ok, allora, Gerardo, approfitto sempre di te e prendo una domanda. Quando supero le 40 ore delle riunioni tra appunto vari impegni collegiali e formazione, ho diritto a presentarlo alla dirigente, anche se il piano delle attività è stato approvato nel collegio di settembre? Sì, allora, noi dobbiamo, l'analisi che faceva prima Sabrina, oramai con questo contratto dobbiamo per forza farla, anche in corso d'anno, perché noi qui abbiamo a disposizione 40 più 40, le prime 40 non si possono superare, le seconde 40, perché sono fino a 40, le seconde si possono anche superare. Cosa succede? Che nel momento in cui io mi trovo in una scuola dove, vista l'introduzione del GLO, vista l'introduzione della formazione, non viene fatto un discorso di snellimento del piano delle attività, perché poi di questo si tratta. Cioè ci sono alcune situazioni in cui si potrebbe anche dire oggi va uno, domani va l'altro, e quindi restare all'interno. Nel momento in cui io mi rendo conto che se c'è la... non con le stesse modalità che l'ha approvato, non ridimensiona, io arrivato a 35, 36, 37 ore, sapendo che ho ulteriori ore oltre le 40, perché ho anche altre attività previste dal piano delle attività, chiedo al dirigente se la mia partecipazione oltre le 40 è indispensabile. Se sì, il dirigente mi pagherà tutte le ore a 17,50 oltre questo. Quindi il passaggio va fatto prima che scadano le 40 ore. Io chiederò al dirigente se dopo le 40 tutto quello che c'è posso farlo. Allora, se il dirigente mi dà l'ok, firma il documento e io tutte le ore successive posso essere pagato. Nelle prime 40 non si può superare. Questo sì. Sì, quindi... quindi è chiaro che bisogna fare una programmazione oggi che tenga conto di questo. Ci sono alcuni dirigenti che addirittura obbligano ad andare al GLO a tutti gli insegnanti, ma non è possibile più fare questa cosa. Oggi bisogna assolutamente, anche perché non è prevista la presenza giuridicamente di tutti, però bisognerebbe farlo, perché ci sono scuole dove ci sono tante discussioni sui DVA. E quindi è chiaro che la partecipazione potrebbe non esserci solo quella iniziale, quella intermedia e quella finale, potremmo avere anche altre. E quindi io nel momento in cui non rifaccio il piano delle attività e mi rendo conto di questo, io prima che scadano, ripeto, chiedo se la mia partecipazione è indispensabile, oppure chiedo di nuovo di rivedere anche se singolo, perché poi sappiamo che c'è qualcuno che è solo una clausura, però c'è qualcuno che ne ha 7-8 e quindi con tutto questo potrebbe anche andare fuori, ma sicuramente se io vado fuori mi deve pagare la scuola. Grazie Gino, sei stato chiarissimo a questa domanda. Allaccio quindi un'altra sempre di proveniente dalla chat di YouTube, che chiede in buona sostanza se poi una volta sforate le 40 ore anche per quello che riguarda i GLO devono essere retribuite al personale docente. Sì, quello che stavo dicendo prima, però io la cosa principale però è quella di intervenire prima che scadono, perché io devo avere la certezza da parte del dirigente
che io le mie presenze sono indispensabili e quindi si sta assumendo il dirigente una responsabilità per quanto riguarda il pagamento. Perché se io non intervengo col dirigente prima e continuo e non ho niente per iscritto, io rischio di non essere pagato dopo. Quindi stiamo molto attenti. E anche per la formazione che è previsto nel nuovo contratto, un pagamento forfettario, anche su quello la contrattazione di istituto deve cominciare a prevedere una somma, anche se diciamo forfettaria, destinata poi alla formazione. Perfetto, chiede l'ultima che prendiamo, che raccogliamo da, da YouTube, chiede Daniele Costa, in merito all'area dei funzionari, il prerequisito di accesso parla di 3 anni interi di incarico facente funzione oltre ai titoli e l'anzianità. Chiede Daniele, nel mio caso i 3 anni li completo in agosto, saranno riconosciuti? Quindi evidentemente si riferisce alla terza annualità attualmente in corso. Quello tutto sta a capire, perché noi sappiamo che per la certezza del diritto, nel momento in cui esce un bando, è quella la scadenza. È chiaro che se io non credo che entro agosto vengano sistemate tutte queste posizioni, me lo auguro per loro sicuramente, abbiamo fatto una battaglia su questo, però è chiaro che a differenza dei docenti, che il calcolo dopo 6 mesi sono 180 giorni e quindi vale l'anno, qui dovremmo o avere una deroga, se dovesse, diciamo, avere prima, se c'è la possibilità di fare il concorso, quindi il concorso prima, una deroga da parte del Ministero per far entrare quest'anno. Perché altrimenti non è completo, quindi non per essere completo deve essere dal 1° settembre dell'anno successivo, allora i 3 anni vengono presi in considerazione. Però vista la situazione, diciamo, problematica, specialmente del centro-nord, dove diciamo oggi come oggi il 60-70% è fatto da amministrativi facenti funzione, sicuramente una strada per far riconoscere anche questo, noi chiaramente lo faremo come richiesta, però poi dobbiamo vedere il Ministero se lo tiene in considerazione. Ok. Allora, io penso che possiamo arrivare alla conclusione dell'assemblea. Angelo, perdonami, c'era sì. Roberta Cinesi che aveva alzato la mano, sì. E poi Luigi Chiappetta. Sì, le ultime due poi chiudiamo. No, io era solo un chiarimento sui 3 giorni. Volevo chiedere se il pomeriggio ci sono delle attività appunto collegiali. Chi ha preso la giornata in quel giorno deve partecipare per forza oppure è tutta la giornata? Quindi sono tranquilla che non devo partecipare a queste riunioni pomeridiane oppure devo comunque ritornare a scuola il pomeriggio? Ecco, grazie. Assolutamente non devi tornare perché non è un permesso orario, quindi tu prendi la giornata, sei assente per tutta la giornata, quindi da questo punto di vista assolutamente non devi tornare, anche perché tutte le attività, tolto la programmazione che è un'altra cosa, ma tutte le attività che vengono svolte all'interno delle 40 più 40 sono attività che non devono essere neanche recuperate, quindi c'è la giustificazione del fatto che hai chiesto un giorno per motivi personali e familiari. Perfetto, grazie mille. L'ultima di Luigi che dobbiamo concludere, prego. Un nuovo buongiorno e grazie. Dunque, se in un collegio docente è stato modificato in un articolo del regolamento d'istituto ed è stato deliberato questa modifica e poi successivamente in consiglio d'istituto il dirigente scolastico modifica di nuovo, togliendo per esempio un punto di ciò che era stato deliberato nel precedente collegio docenti, è legittimo fare questo da parte del dirigente, sì o no? Questa è la mia domanda. Il dirigente non deve né all'interno del collegio docenti e all'interno del consiglio di istituto, fa parte del consiglio di istituto dove solo il suo voto è doppio in caso di parità, ma fa parte del consiglio di istituto. Quindi non puoi dire che il dirigente lì ci sono, c'è la partecipazione di tuoi colleghi docenti, c'è la partecipazione dei genitori e degli alunni,
Quindi se il passaggio è stato fatto, poi bisogna capire se il consiglio d'istituto devi accendere il microfono, se no non ti sento. Accendi il microfono. Scusi. Cioè, prima, allora, il primo passaggio è stato quello del collegio docente. È stato deliberato. Il punto qual è, però, se il consiglio d'istituto aveva o non aveva competenza giuridica per modificare. Qual era il punto, però? Giusto per capire. Se no... Cioè, devo dire proprio l'articolo del regolamento del... No, se era di competenza anche del consiglio d'istituto... Se quella stessa modifica faceva parte dell'ordine del giorno del consiglio d'istituto? Esatto, quello dobbiamo capire. Sì, faceva parte dell'ordine del giorno del consiglio d'istituto, però faceva prima parte dell'ordine del giorno del collegio dei docenti. Sì, io avrei fatto diversamente, cioè avrei fatto fare una votazione in consiglio d'istituto, se ci fossero state delle modificazioni l'avrei riportata da un punto di vista didattico di nuovo in collegio docenti. Invece non è stato così, è stato prima deliberato, cioè per integrare sostanzialmente questo articolo facente parte del regolamento d'istituto, è stato integrato, quindi è stato anche un bel po' discusso in collegio. Poi è stato deliberato e quindi siamo passati agli altri punti dell'ordine del giorno. Mi dispiace doverti interrompere, magari per... No, ma tu hai ragione, normalmente il passaggio doveva essere di nuovo in collegio docenti, su questo io ti do ragione. Quindi il terzo passaggio doveva ritornare di nuovo in collegio docenti per chiedere a tutti quanti noi se accettiamo questa modifica ulteriore oppure no, giusto? Se era di competenza didattica, è chiaro che il collegio docenti doveva fare di nuovo l'intervento. Se è una questione organizzativa, che è competenza del consiglio d'istituto, e la delibera del collegio docente era solo, come supporto, è chiaro che non si vota un'altra volta, ma si riporta almeno quello che è la decisione del consiglio d'istituto. Capito perfettamente. Luigi. Grazie. Scusami Luigi, una domanda. Qual è la tua scuola? È l'Istituto Rosa Luxemburg Galilei di Via Paravia. Okay. Poi se vuoi magari che entriamo più nel dettaglio in questa situazione, vieni in ufficio in via Campanini, prendi il numero di Esther, così prendi un appuntamento con lei e cerchiamo di capire meglio questa situazione, va bene? Comunque non erano polemiche, ma semplicemente per capire. No, assolutamente. No, dico, se vuoi magari ulteriori... Ci fa piacere averteli dati e ringraziamo Gerardo per la sua meticolosa precisione nelle grazie procedure. Grazie a te, collega Adesso Fabrini, grazie a tutti. Abbiamo necessità di chiudere l'assemblea. Intanto davvero infinitamente ringrazio tutti i partecipanti, perché la partecipazione è stata davvero altissima. Angelo, anche con chi non è riuscito a collegarsi. Sì, ma per le prossime appuntamenti che comunque faremo nei prossimi mesi, perché riguarderanno le graduatorie dei docenti supplenti, riguarderanno le graduatorie dei supplenti ATA, riguarderanno comunque le nuove introduzioni della mobilità verticale, della mobilità tradizionale, quindi appena ci sarà il contratto definitivo. Insomma, tutte queste cose continueremo a trattarle, continuate a seguirci e vi rammento di contattare la WeScuola nelle sedi territoriali per le informazioni e le richieste, più anche più personali, che riguardano appunto situazioni di carattere personale. Intanto vi ringrazio, è stata una bellissima mattinata di confronto e condivisione e auguro a tutti una buona giornata. Grazie a tutti. Anch'io tutti e grazie ci tutti. Vediamo prossimamente sugli stessi schermi. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie. Buona giornata. Ciao a tutti. Buona giornata a tutti, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Buona giornata. Ciao. Grazie. Arrivederci. Anche per i docenti.
Buongiorno, ciao a tutti e grazie per il servizio. Arrivederci, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie, buongiorno. Esther, se mi dai una mano, ci diamo tutte le chiamate, così prendiamo anche la riproduzione su YouTube. Si muovi, ok. Così ci diamo la chiamata. Sì, sì. Mm-hmm.